Benvenuti a questo nuovo episodio della serie di speciali sulla geografia dei regni di Westeros. Siamo nelle terre della corona. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Domenico. Ciao, finalmente Ciao. siamo qua di nuovo dopo mesi e mesi. Allora, brevissima introduzione su questo territorio creato appositamente da Aegon. Le terre della corona, come indicano il nome stesso, sono il luogo di residenza permanente della corona di Westeros. Nella capitale, infatti, risiede più o meno stabilmente il re con tutta la sua corte. Esse vengono attraversate dalla strada del re, che dall'estremo nord giunge fino a Capotempesta, dalla Gold Road, che dalla capitale porta alle terre dell'ovest, controllate dai Lannister, e dalla Rose Road, che, partendo più a sud rispetto al Poro del Re, attraversa l'altopiano e passa per Alto Giardino e Vecchia Città. Sempre nelle terre della corona, la Rossby Road, che dalla porta di ferro di approdo del re attraversa le terre del Rossby e arriva fino a Duskendale. Da qua poi la strada prosegue fino a Maidenpool con un nome differente. Fatta questa brevissima intro, spieghiamo come è strutturato l'episodio. Allora, inizierò io spiegando molto in generale la geografia della regione, che poi verrà approfondita con ogni casata. Continuerà poi Bea, come sempre, con il pezzo sull'economia della regione e la mappa con le mucchine. Poi Domenico, che si occuperà della parte nord delle Crownlands, quindi da Punta della Ghiela Spezzata fino ai limiti delle terre direttamente controllate dalla capitale. A seguire di nuovo io con la parte a sud, dalla capitale fino a Mercy's Hook. E in ultimo Bea, di nuovo, si occuperà di Driftmark e Claw Isle. Spoiler warning. Parleremo di tutto e tutti, i cinque libri canonici, i capitoli inediti di The Winds of Winter, la serie, il mondo, Fire and Blood e interviste. Siete avvisati. Aggiungiamo inoltre che le traduzioni sono nostre. Il tratto di costa tra la Baia dei Granchi e il Bosco del Re è stato a lungo una delle zone più marginali di Westeros. Relativamente fertile, ha avuto la sfortuna di trovarsi vicino ad altre quattro grandi potenze. Il regno della valle a nord, il regno dei fiumi e delle colline a nord-ovest, il regno dell'altopiano a sud-ovest e il regno della tempesta a sud. La zona passò più volte tra il controllo di queste regioni prima di essere gradualmente lasciata sola ai propri signori e piccoli re. Quando Aegon il Conquistatore invase Westeros, fu qui che sbarcò e dove si assicurò i suoi primi alleati sulla terraferma. In seguito, la sua grande capitale fu costruita qui e l'area divenne direttamente amministrata dal Trono di Spade stesso. Il termine formale Crownlands cadde nell'uso regolare, riferendosi sia alle terre direttamente amministrate dal re che alle isole al largo della costa. Le terre della corona si estendono per circa 400 miglia, 643 km, dalla Baia dei Granchi al Wentwater, e poi per quasi 450 miglia, che sono 724 km, dal confine occidentale, vicino all'Occhio di Dei, al Mare Stretto, sulla punta della Ghiela Spezzata. Le terre della corona sono geograficamente dominate dalla Baia delle Acque Nere, un'immensa insenatura del Mare Stretto, e comprendono anche le isole al largo di Driftmark, Dragonstone e Claw Isle, tra le altre. Le terre della corona sono controllate economicamente e politicamente da Approdo del Re, la più grande città di Westeros. Approdo del Re è la capitale dei Sette Regni e è costruita attorno alle tre alte colline che dominano la foce delle Acque Nere dove si apre la baia. È anche la città più giovane dei Sette Regni, essendo stata formalmente fondata solo 300 anni fa da Aegon il Conquistatore. In questo episodio, ovviamente, non tratteremo della capitale, lasceremo sia King's Landing che Dragonstone per un altro episodio, in modo da non dilungarci troppo o ore e avere a disposizione più tempo per esplorare la città e l'isola dei draghi. Però non so se vi ricordate, ma noi abbiamo già fatto qualcosa su Approdo del Re quando affrontammo la camminata della vergogna di Cersei. Domenico indicò precisamente il percorso dal Tempio di Baelor fino alla fortezza. Il link potete trovarlo qua sopra, da Comparirà qualche parte. magicamente. Magicamente comparirà su YouTube, in modo da avere un'idea di come si affronterà la città. Comunque, continuando. A sud di Approdo del Re si trova la Foresta del Re, la più grande ed estesa foresta di Westeros a sud dell'incollatura. La foresta si estende su entrambi i lati del Wentwaters e si estende a nord e a ovest fino al Rive delle Acque Nere. Così come a nord e a est fino all'estremità del Mercy's Hook e a ovest fino alle pianure dell'Altopiano. La foresta a sud e a sud-est del Wentwater si trova nelle Terre della Tempesta, ma la maggior parte della sua estensione si trova nelle Terre della Corona, sotto la diretta autorità del Trono di Spade. La Foresta del Re è stata parzialmente bonificata, con villaggi e fattorie che si trovano annidati tra gli ammassi di alberi.
ma per ordine della corona, vasti tratti della foresta sono stati lasciati selvaggi. Nella foresta si possono trovare cinghiali feroci, fagiani e cervi, prede pronte per una delle battute di caccia del re. Robert ne sa qualcosa. Nonostante la vicinanza d'approdo del re, gli abitanti della foresta del re non hanno sempre amato la corona. Meno di una generazione fa, una banda di ribelli e predoni ottenne l'appoggio degli abitanti del bosco e si ribellò al trono di spade, razziando le terre circostanti e ostacolando il traffico sulla strada del re. Toccò a Sir Arthur Danes riconquistare la fedeltà degli abitanti dei boschi e sconfiggere la cosiddetta fratellanza del Bosco del Re in una campagna militare durata mesi, durante la quale il giovane guerriero Jaime Lannister ricevette le sue investiture a cavaliere. La casata più importante della Foresta del Re è la casata Wendwater, che comanda gran parte della lunghezza del fiume dal suo castello vicino al ponte Wendwater. All'ombra di Approdo del Re si trovano diversi castelli degni di nota, sede di casate molto più antiche della capitale stessa, che in tempi antichi erano soggetti a re della tempesta o re dei fiumi o re di Duskendale, o hanno servito per un certo periodo come piccoli re. La Baia delle Acque Nere è uno specchio d'acqua molto grande, con l'isola di Dragonstone a 400 miglia a nord-est di Approdo del Re. L'enorme specchio d'acqua intermedio è pattugliato dalla flotta reale con 50 navi di base ad Approdo del Re e 160 rocce del drago, comprese 80 galee da guerra, il che lo rende uno degli specchi d'acqua più pesantemente difesi del mondo conosciuto. I pirati sanno bene che non devono nemmeno tentare di entrare nella baia. Ci sono due modi per entrare nella baia delle Acque Nere. La più sicura è il Gullet, tra uno stretto largo 60 miglia tra la punta di Massaysook e l'isola di Driftmark. Tra Driftmark e Dragonstone e la terraferma di Cracklow Point c'è uno stretto più piccolo, largo circa 30 miglia, ma questo sembra essere meno battuto, forse a causa della costa rocciosa. La roccaforte più famosa della Baia delle Acque Nere è il castello di Dragonstone, situato sull'isola omonima. Dragonstone è una montagna di origine vulcanica che sporge drammaticamente sul mare stretto. L'isola è stata la casa e il luogo di nascita dei draghi per secoli, ma negli ultimi secoli i draghi sono scomparsi. Tuttavia, l'isola ospita ancora un formidabile castello. Costruito dai Valiriani, il castello è scolpito nella stessa pietra vulcanica dell'isola e somiglia a una massa serpentina di draghi e fireworms. Dalla ribellione di Robert e dalla sconfitta della casata Targaryen, l'isola è tenuta da Lord Stannis Baratheon, fratello del re. Meglio, re Stannis, ora come ora. A sud e ovest si trova l'isola di Driftmark. È notevolmente più grande di Dragonstone, ma ha un aspetto molto meno drammatico. La casata Velaryon, anch'essa di origine valiriana, comanda l'isola dal castello di Driftmark. Formando il bordo sud-est di Blackwater Bay, c'è la stretta penisola conosciuta come Massey's Hook. Luke si estende per circa 130 miglia dalla terraferma, a nord e est della foce del Wendwater. Luke è stretto, montagnoso e difficile da attaccare. Due castelli si trovano alla fine uncino, in traduzione. Stone Dance, la sede di Casa Massey, e il faro fortificato noto come Sharp Point di Casa Paremon, situato sulla punta estrema del Luke. Un grande fuoco brucia su Sharp Point, avvertendo le navi che attraversano il Gullet lontano dalla riva rocciosa. Nei tempi antichi l'Uncino faceva parte delle Terre della Tempesta. I Massi si ribellarono a Capotempesta, ma alla fine furono sconfitti. Tuttavia, durante la gestione Targaryen di Roccia del Drago, sia i Massi che i Paremon si allearono con loro e supportarono la loro campagna militare per ottenere il controllo di Westeros. La forza militare delle Terre della Corona. Secondo una fonte semicanonica del 2005, che è un RPG su Game of Thrones, i Lord delle Terre della Corona possono radunare dai 10 ai 15.000 uomini. Al tempo della conquista di Aegon, È poco. che non è poco, Infatti. le casate Darkling e Mooton, messe insieme, erano in grado di raccogliere un esercito di 3.000 uomini, mentre il principe Aemon Targaryen riuscì a raccogliere un esercito delle Terre della Corona di 4.000 uomini in una quindicina di giorni, che è poco poco. La principale difesa di Approdo del Re è la City Watch, che nel 298 dopo conquista è composta da 2.000 uomini. Dragonstone, nell'isola est delle Acque Nere, può schierare la propria forza militare, ma rispetto alle altre regioni di Westeros può schierare una minore quantità di soldati. Grazie, è un'isola. La sua guarnigione è composta da 30 cavalieri, 100 balestrieri e 300 uomini d'arme, che comunque sono tanti. La flotta reale. Nelle Terre della Corona si trova anche la flotta reale, che è una delle tre principali forze in mare di Westeros. Il numero esatto di navi della flotta reale è sconosciuto. La flotta reale, così come era sotto la casata Targaryen, fu in gran parte distrutta dalla tempesta del 284, durante praticamente la nascita di Daenerys. Alcune navi però potrebbero essere sopravvissute. La più grande galea da guerra della ricostruita flotta reale è la Martello di Re Robert, che ha più di 400 remi.
Passiamo all'economia delle terre della corona. Questa è una regione che tendenzialmente possiamo considerare come divisa in due aree geografico-economiche molto diverse tra loro. Da una parte abbiamo una pianura interna molto fertile, che è la parte più ovest che confina con le terre dei fiumi in direzione dell'Occhio degli Dèi. Qui predominano le fattorie, quindi le mucchine. E tra l'altro in questa zona lungo la strada del Re ci sono delle città di mercato. Questo quindi fa sì che il grano sia il principale bene prodotto nella regione. Però all'export è destinata una quantità minima o nulla, perché tendenzialmente tutto il fabbisogno di grano viene assorbito dalla capitale, quindi approdo del Re. Dall'altra parte invece abbiamo la regione costiera, che è decisamente più rocciosa e selvaggia, quindi soprattutto lungo Cracklow Point, però in generale lungo la costa. Qui, così come nella Baia dei Granchi, che divide le terre della Corona dalla valle e a Cloyle, è fiorente la pesca del granchio, poi appunto. Mentre in tutta Blackwater Bay si pescano anche altre diverse varietà di pesce. A Parola del Re ovviamente è la città più popolosa, non solo della regione, ma di tutto il continente. Difatti, all'inizio del primo libro ha circa mezzo milione di abitanti, poi con la guerra dei Cinque Re crescono fino ad arrivare circa 1 milione e quindi richiede ingenti quantità di cibo importato sia via terra sia via mare. La città è economicamente molto sviluppata, con cantieri navali lungo il Blackwater Rush, lavorazione dei metalli, fabbricazione di armi, commercio di cavalli e varie altre attività. D'altro canto è afflitta anche da molti problemi, tra cui il primo appunto e principale è la cronica necessità di rifornimenti di cibo, che vediamo quando non arrivano portano a rivolte come la rivolta del pane. Oltre al crimine e alla corruzione che sono endemici. La città è situata su una sorta di altopiano, quindi è in una posizione ideale per commerciare con Essos attraverso il mare stretto e per mantenere rapporti finanziari con la vicina Braavos, dove c'è la Banca di Ferro, che infatti finanzia buona parte delle attività della corona e gioca un ruolo cruciale nell'economia di Westeros. Il Bosco del Re, che si trova a ridosso della capitale dal lato sud, è ricco di selvaggina, soprattutto cinghiali, però la caccia è severamente regolamentata dal momento che la parte di bosco più vicina alla città costituisce la riserva di caccia privata del Re e quindi nessun altro vi può accedere. L'area del bosco si estende, come diceva Chiara, a cavallo tra le terre della Corona e le terre della Tempesta, ed in verità a livello geografico il bosco dovrebbe essere considerato parte di queste ultime, cioè delle terre della Tempesta, però è stato diviso così. Anche Duskendale è un porto importante, anche se è stato un po' eclissato dalla crescita di Approdo del Re negli ultimi 300 anni, e poi è stato molto ridimensionato a seguito della ribellione di Duskendale 20 anni prima dell'inizio della saga. Analogamente, a Driftmark abbiamo ancora visibili le vestigia degli antichi porti e cantieri navali, però il momento di massimo splendore anche di quest'isola appartiene ormai al passato, cioè attualmente Driftmark ha un'attività economica molto più modesta. A Dragonstone, invece, che è l'altra isola vulcanica nella baia, il materiale che si trova in più ingente quantità è l'ossidiana, ma è dubbio se l'ossidiana possa avere o meno un qualche valore commerciale dal momento che non risulta che sia una merce normalmente compravenduta. Le terre della corona, di cui parlo sono tendenzialmente la zona nord, quella zona molto fertile e quella marittima di cui parlava Bea. Allora, non sono le terre della corona in generale un territorio geograficamente definito e questo non è una novità, perché a dare la prima volta identità a queste univastalli, come diceva Bea, come diceva Chiara, sono stati i Targaryen, perché questi erano il territorio a metà tra la tempesta e quello dei fiumi. E i piccoli feudatari che lo occupavano erano molto divisi tra di loro. Allora, la regione di per sé è estremamente caratterizzata da questa disunità complessiva che la rende divisa in due dalle Rapide Nere, che praticamente spacca il nord dal sud, infatti è la divisione che abbiamo tenuto pure noi, e da Approdo del Re che si trova sulle Rapide Nere, e che è la vera entità accentratrice, la capitale, e che ne ha spostato il centro verso sud, quando in epoca per Re Targaryen il centro della regione era Duskendale, e il tratto di regione che c'è tra Duskendale e Maidenpool, con i feudi che si trovavano tra le due, tant'è vero che le due sono ancora collegate. Riflettiamo anche su questa cosa dopo.
Questa cosa, il fatto che il maggiore, cioè la rete originaria fosse tra Maidenpool ed Asken, racconta molto l'origine contadina della regione, che ha due grandi città sul mare, appunto, che, da cui muovere i suoi prodotti interni e che però ha poco a che fare con le isole del mare stretto e ancora meno a che fare con quello che succede giù nel Bosco del Re, quindi a sud. Questo sistema si interrompe, perché dico poco a che fare con le isole? Perché le isole sono entità indipendenti dalla regione fino ai Targaryen, praticamente. Questo sistema si interrompe quando Maidenpool entra definitivamente nell'orbita dei fiumi e viene fondata King's Landing a sud, che sposta gli equilibri sulla strada di Askendale verso l'approdo del re e verso quindi la strada del re verso nord, e cioè praticamente tagliando fuori da Askendale. Dalle zone commerciali. Oltre ovviamente ai suoi collegamenti con le isole della capitale, con le isole che diventano veramente l'asse importante della regione. La regione inoltre è sempre stata confine, e questo significa che è attraversata da moltissimi fortini e che tendenzialmente i lord hanno creato le loro fortezze non stupende, ma funzionali alla difesa. Cioè, vedremo poi più avanti, soprattutto l'Alto Piano e nelle terre dell'Ovest, le residenze costruite anche per piacere ai lordi e per rappresentarne la magnificenza, come è stato anche nella valle, qui abbiamo tutte fortezze che nascono esigenze pratiche di difese. Paradossalmente noi ne vediamo poche, cioè, nel senso che pur essendo uno dei territori più attraversato e in cui ci sono più POV, la regione probabilmente con più POV insieme al nord è anche quella che non ha così tante viste. Tra l'altro, questo significa che abbiamo queste fortezze che sono state costruite per resistere e non come residenza. Tant'è vero che, nonostante poi la regione sia fertile, tutto sommato, sia con i Targaryen che durante la guerra dei Cinque Re, è la regione di Westeros che ha goduto di più stabilità insieme al sud, e anche perché nei Cinque Re sappiamo che l'attacco più a sud è stato quello ad Duskendale. Ma è stato comunque respinto, quindi la regione ha tenuto. La regione ha goduto da sempre, gode della protezione diretta della corona ed è stata per questo tenuta anche fuori dai conflitti. Nei momenti peggiori della guerra dei Cinque Re, non è un caso che Tommen sia stato mandato a Rosby e che da quelle zone, da Rosby e da Stockworth più a nord, arrivano le derrate che tengono in vita la capitale quando i fiumi si vedono devastati e Rally blocca l'Alto Piano. Cioè, quello che dice Abea col fatto che non esporta come regione è perché la capitale mangia tutto, ma questo garantisce anche alla capitale di poter essere, e alle terre della corona di poter essere, nonostante siano molto piccole, un'entità indipendente al resto di Westeros. Allora, il territorio di cui parlo è fatto di due zone, scendendo un po' più nello specifico: una a nord, che è la Cravclone Point, che è appunto l'Aquila Spezzata, e una più a sud che va verso la capitale, a ovest e verso sud, che è invece questa grande pianura fertile, attraversata dalla strada del re, che oltre ad essere la strada più importante, conta i vassalli più vicini alla corte, cioè lungo la sua strada ci sono i castelli dei vassalli più vicini alla corte. Allora, partiamo dalla Cracklow Point. Sono tutti piccoli vassalli, è una penisola rocciosa, un po' orfani della posizione centrale di Maidenpool, cioè il fatto che Maidenpool faccia fiumi e loro siano invece così vicini eppure così lontani politicamente, ne ha fatto un po' degli orfani, anche perché si trovano in una posizione molto marginale in confronto ai territori e in confronto a King's Landing, che non esercita un forte potere su questa zona. Tra l'altro, hanno vissuto per secoli una situazione di vassallaggio con i Muton e poi i Celtigar ci hanno provato a prendere il posto dei Muton nella regione, ma sappiamo che comunque la cosa non è andata bene. Allora, alla punta estrema abbiamo il fortino dei Bruin, che è nella punta estrema e si chiama Brown's Hollow. Noi conosciamo solo Lothar Brum, che tra l'altro è il servizio di Peter Baelish, ed è il castello, è una struttura non particolarmente grande, anche perché la famiglia non deve essere particolarmente ricca. Cioè sono cavalieri con terre, ma cavalieri con terre è la punta della ghela, per cui non deve essere una cosa particolarmente importante. Tra l'altro ci passa Brienne sotto e non ci dà l'idea di un castello particolarmente difeso. La parte sud della ghela troviamo invece i Sauton di Riposo il Corvo, Rockcrest, più a sud sulla costa, che invece non ha una posizione strategica, ma
un coltello non ha una posizione strategica nella tua geografia di Westeros, ma è un coltello alla gola di Maidenpool. Cioè, essendo molto vicino a Maidenpool, che fa fiumi, durante la posizione e l'alleanza politica di Rockrost, quando non è vicina o non si alleano con i Mouton, rende un castello pericoloso per la città e la città pericolosa per il castello. È uno dei motivi per cui il Riposo del Corvo decide durante la Guerra dei Cinque Re di appoggiarsi ai Neri all'inizio, esattamente come Maidenpool. Cioè, Sunfire vola con Aegon II lì, c'è una delle prime battaglie che porta ad occupare una posizione di forza anche nei confronti dei fiumi e degli alleati neri nei fiumi da parte dei Verdi. Parlerò spesso della Danza dei Draghi, ve lo dico, non perché sia, ma perché probabilmente l'evento bellico che ha attraversato più da vicino queste terre. In questo senso, anche per l'importanza strategica che svolge, perché comunque un castello sulla baia e sul mare, è probabilmente un castello molto antico ed è lì già prima che arrivasse Aegon, tant'è vero che Aegon ne incassa la fedeltà e possiamo dire che anche questi sono cavalieri con terra, ma non miseri quanto appunto se ne trovano sulla Crocolo Point, che è piena in verità da piccolissime cascate. Hanno un castello decente, lo sappiamo anche perché appunto li appoggia Aegon II, quindi deve essere stato abbastanza grande da poter ospitare per un certo periodo, per un certo periodo la corte. Uscendo dalla Ghela, diciamo, si scende piano piano, cioè finisco le colline e si scende in una terra, nella pianura che è tutta coltivata e che è a sud il mare della baia della Blackwater Bay e a nord invece confina con i possedimenti Mouton dei fiumi, che è esattamente là dietro. Tra l'altro, poi magari diciamo qualcosa su questa posizione strana dei Mouton. Ad est questo territorio ha la strada del re che fa da confine, non a caso, perché è il confine tra i feudi, la strada del re. Cioè, voi dovete pensare che tutti i feudi che si trovano a est hanno come confine la strada del re, e tutti i feudi che si trovano a ovest la strada del re hanno come confine la strada del re. Cioè, coincidono tutte lì. E questo indica che quando Jaehaerys l'ha fatta costruire, in verità, stava pensando, l'ha costruita in una zona che era una terra di nessuno. Cioè, ha fatto in modo da non danneggiare i possedimenti non si è in territorio. Subito sotto Maidenpool, quindi il primo feudo che incontriamo da nord, venendo praticamente dai fiumi, è Antler, è il castello di Antler, dei Buchwell, e controllano tutta la zona altissima della regione, quindi dalla punta della Ghela fino alla strada del Re, hanno un bel territorio stretto e lungo, appunto, una striscia, e sono veramente in una zona particolare di confine, perché sono schiacciati tra Maidenpool e Duskendale, che è lì sotto, appunto, e diciamo che Jaime, quando viene catturato dai bravi camerati, probabilmente si trova nei terreni dei Buchwell. Che pure, appartenendo formalmente alla corona, i territori del castello di Antler sono molto legati ai destini dei Mouton, tant'è vero che al momento una parte dei territori, soprattutto quella a nord, sono controllate dai Tarly, che come sappiamo controllano in questo momento Mouton. Quindi diciamo che in quell'alleanza, cioè, sono corona, per modo di dire, in verità sono l'ultimissimo possedimento dei fiumi. Sulla posizione del castello c'è da dire che io diffido un poco cioè in questa cartina penso che sia stato posizionato abbastanza bene, ma in generale il castello sembra ballerino, anche perché non deve essere vicino alla strada del re o comunque neanche troppo vicino alla strada tra Maidenpool e Duskendale, perché più volte sia passando Brienne sia passando Jaime per la regione non vedono il castello di Antler. Per cui in verità non si capisce perché nessuno ci passi. È probabile, l'unica spiegazione che mi sono dato è che la sua posizione rispecchi un vecchio assetto geografico della regione che si trovava sulla strada per il Riposo del Corvo e che attualmente, essendo del tutto scombussolato, l'ordine interno della regione, per cui tutta la strada costiera non è più praticabile, non è più praticata come prima, Antler sia rimasto tagliato fuori alle strade. Inoltre, secondo fonti semicanoniche, sembra che il castello sia anche molto vecchio, un fortino molto antico, ma che è cresciuto allargando le mura intorno. È probabile che è una motta castrale, cioè nel senso si trova su una collina e intorno a questa pianura molto ampia. Allora, tra i territori di Antler e quelli di Riposo del Corvo, giusto in mezzo, a sud, ci sono i possedimenti di Duskendale, della città di Duskendale, che in verità sono abbastanza grandi. Comprendono una zona di costa che scende fino quasi ai confini con i Rosby,
e salgono praticamente verso nord, quindi una striscia che è una banda praticamente. Tra l'altro, allora andiamo con un ordine. I Darklin avevano un territorio anche più ampio di questo, poi quando sono stati annientati insieme agli Hollard, i loro territori sono stati ridotti, i territori dati al castelforte Dunn, che è il castello di Dusken, sono stati ridotti, e attualmente i Ricker, che dominano il feudo, hanno dei territori ridotti e sono cavalieri con terra. Una parte dei loro feudi sono stati dati ai Buckwell, quindi al castello di Antler, e sono stati dati anche al Riposo del Corvo. Allora, il castello di Duskendale in sé è Forte Dunn, che viene detto non sia non, che non è una così grande residenza di campagna, anzi è un grande castello, forte, molto squadrato, con una torre e una grande keep centrale, ma è un castello molto tetro. Quindi non è, è anche qui un castello che nasce per esigenze difensive della piccola baia di Duskendale. E non è un castello nato da, quindi esigenze assolute, non è un castello nato da esigenze, da esigenze residenziali. È una fortezza molto antica, intorno a cui è cresciuta la stessa città di Duskendale, non a caso, cioè nel senso che le mura proprio si congiungono, la cinta muraria si completa e si congiunge col castello. Cioè pensiamo che questa è una struttura tipica dei periodi irrequieti, cioè nel senso quando una città era fortemente minacciata, i re tendevano a spostare la città lungo le mura. Per esempio, la residenza degli imperatori di Costantinopoli negli ultimi secoli era a ridosso delle mura di Costantinopoli, le mura georgiane, perché questo rafforzava le mura e rafforzava la fortezza a sua volta. Oppure, per esempio, a Parigi, per dire, il Museo del Louvre viene costruito a lui, da Filippo Augusto come residenza, per dare una residenza che sia più vicina alle mura cittadine. Quindi probabilmente piuttosto che avere una residenza sull'île de la Gongerie che sull'Île-de-France, l'Île-de-France, della Cité, volevo dire, l'Île-de-France è la regione, scusatemi. Allora, per cui, la struttura deve essere questa. La città negli ultimi secoli non si è sviluppata particolarmente, perché a differenza di King's Landing, che ha interi quartieri fuori dalle mura, cioè King's Landing, se non so se vi ricordate, ma quando c'è l'assedio Tyrion, cioè c'è Stannis che sta per attaccarla, Tyrion deve far demolire baracche di gente che sono state costruite lungo il fiume, ci sono continui quartieri fuori le mura. Duskendale, lo sappiamo da Brienne, non ha quartieri fuori le mura, cioè la città è tutta dentro e non ne ha. Per quanto per la struttura comunque assomigli molto alla capitale, che solo che non essendo stata disegnata neanche la sua primissima fase con un disegno preciso, con un progetto unico, non ha strade principali, ma vicoli tortuosi che scendono tendenzialmente verso il porto e sulla sua grande baia. Anche qui, tra l'altro, c'è un piccolo fiumiciattolo che esce a Duskendale, quindi esattamente una capitale in miniatura, solo che appunto più antica e senza un'entità superiore che provveda alla sua costruzione. Allora, i territori che sono stati tutti abbandonati invece sono a nord, tra Antler e Rookcrest. C'erano i territori degli Hollard, che ovviamente non ricadono più nei territori dei Ricker, ci cioè sono stati divisi tra Maidenpool, Antler e Rookcrest. E tra l'altro Brienne vi passa vicino, effettivamente li vede i resti del castello di Hollard. Io presuppongo comunque che la maggior parte dei rifornimenti devono essere andati al Riposo del Corvo, perché semplicemente perché del castello di Antler si parla pochissimo. Dei Mutuo non sappiamo che hanno avuto grandi conquiste territoriali, mentre Rookcrest è una casata abbastanza debole da non giovare eccessivamente di degli arricchimenti che possono essere stati fatti a seguito della caduta dei Darklyn e degli Hollard. Quindi i terreni degli Hollard tendenzialmente possono essere stati assorbiti lì senza squilibrare gli equilibri della regione. E sappiamo quanto questo può essere importante con Aerys che si faceva continue paranoie sul fatto che una casata potesse essere superiore a un'altra, che uno la potesse superare. Quindi l'unico modo in cui è giustificabile questa cosa è questa. Anche il fatto che i Darklyn fossero Lord e che i Ricker invece siano stati richiamati al posto di Darklyn, sia stato dallo stesso forte, ma siano stati dichiarati cavalieri con terra e non Lord, è emblematico di questa cosa. Poi, lungo la strada del re, sotto Antler ci sono gli Stockward. Allora, gli Stockward sono a sud di Antler e a nord di Rosby,
all'interno di Dasken, esattamente in quella zona che vi sta indicando la freccetta, e compongono il pezzo ad est della strada del re, molto fertile e ricco. Allora, gli Stockworth hanno un castello che è omonimo, e non si, il castello non si dovrebbe trovare molto lontano dalla strada del re. Gli Stockworth, tra l'altro, in verità sono straordinariamente ricchi al momento per una serie di coincidenze, ovvero non si sono trovati coinvolti nella caduta dei Targaryen, né in quella dei Darklyn, non sono stati toccati dalla guerra, per cui restano tra i lord più forti della regione. Poi li conosciamo, cioè Faliséna deficiente, però sono i lord più forti della regione. Inoltre, la loro posizione a 2 giorni o 1 giorno e mezzo, bisogna fermarsi la notte a Rosby per fare il viaggio comodamente. Fa in modo, la loro posizione, quindi così vicino alla capitale, fa in modo che siano molto vicini alla corona e alla capitale, e ne hanno personalmente giovato a lungo di questa cosa, sia come derrate agricole in caso emergenziale, perché la maggior parte delle provviste che noi vediamo in capitale, come dicevo durante la carestia, arrivano da Stockworth o da Rosby, sia in casi emergenziali, cioè nel senso che Lady Tan da Stockworth prende quando scoppia la guerra dei 5 re, pur essendo i suoi possedimenti completamente intatti, restano sempre inattatti, vengono invasi i possedimenti di Bockwell a nord, ma i suoi non vengono toccati. Si rifugia comunque alla capitale, ed è lì che la troviamo durante la rivolta del pane. Per cui diciamo che hanno favorito molto di questa posizione. Tra l'altro, il fatto che il castello sia vicino alla strada del re non è sottovalutabile, perché la strada del re, come vi dicevo, ha in verità spezzato la vecchia strada costiera che era Rosby, Dasken del Maidenpool. Per cui, cioè, tagliando di fatto e arrivando verso Lord Harrowway Town, questa cosa ovviamente ha distrutto l'economia costiera di questa zona della regione, ma ha avvantaggiato gli Stockworth, che si sono trovati più vicini alla strada del re e quindi direttamente collegabili. I Rosby, più a sud ci sono i Rosby, ed è la prima deviazione lungo la strada del re, cioè partendo dalla capitale c'è la Rosby Road, che è il primo tratto, è la strada per Duskendale. E anche qui la città completamente tagliata fuori, cioè la città di Rosby, perché c'è un piccolo villaggio, c'è più che una città, è stata tagliata completamente fuori dai commerci del continente. Nonostante chi ne giovi poi in verità del taglio dei loro possedimenti siano proprio i Rosby, che si trovano non sulla strada del re, quindi non esposti a briganti ed attacchi, non così internamente come Duskendale, ma in una posizione di sicurezza, perché all'ombra delle mura di Approdo del Re, senza essere dentro la città. Lo spostamento di Tommen, che fa fare Cersei, per cui lo fa portare Rosby, è figlio di questa cosa. Cioè Rosby non è sul mare, non poteva essere attaccata da Stannis, quindi se arriva un attacco natale, Rosby non è attaccabile, se non appunto dopo aver preso o King's Landing o Duskendale, ed è lontana dalla strada del re. Quindi, se fosse arrivato un attacco da nord, non avrebbe incontrato subito Rosby. Quindi è una posizione comunque molto molto controllata. Allora, Rosby, oltre a essere quindi in questa posizione nevralgica e, come spiegate, abbastanza in porti di difesa, ma non troppo lontana dalle vie di comunicazione, tra l'altro alla Gold Road, che non è molto lontana, tra l'altro, ne sfrutta la posizione. È un castello molto piccolo, probabilmente di epoca anglo-normanna. Tra l'altro ci viene detto che è proprio su una collina, anche qui. Cioè, quindi anche qui io tendo a pensare a una motta castrale di stile anglo-normanno, quindi con 4 torri, non una torre unica, che però si deve essere notevolmente allargata nei secoli, perdendo sempre più una funzione di torretta di difesa e diventando effettivamente una residenza di campagna per i membri Rosby della corte di Approdo del Re. Quindi è riuscito a fare quel gap che ai castelli in nord, invece come Antler, Rockroast, non è venuto, Forte Dun stesso, non è venuto, per cui comunque una posizione esposta, a Rosby invece è riuscito a venire. E quindi sono diventato una residenza di campagna, tutto sommato. Tra l'altro c'è da dire che l'unica vera lama a doppio taglio di stare a meno di un giorno da Approdo del Re, e di stare così vicino anche per gli Stockworth, è che bisogna costantemente stare alla parte dei Targaryen di Approdo del Re, ora dei Baratheon di Approdo del Re. Cioè, nel senso, a livello di alleanze, è impossibile per Rosby e Stockworth prendere e avere degli alleati diversi da quelli che sono gli alleati di King's Landing. Perché se cade Approdo del Re, Rosby e Stockworth cadono automaticamente e non possono cambiare schieramento.
storicamente i Rossby durante la danza hanno provato a stare con i neri quando ad Upload e Erase sappiamo che c'era Aegon II all'inizio della danza con i verdi. L'alleanza, il potere dei neri a Rossby è durato esattamente quanto il tempo del volo di Sunfire dalla Fossa dei Draghi al tetto del castello di Rossby. Cioè sono durati esattamente 10 minuti, proprio contati, erano di orologio. Poi, allora, ora, bene, pensate a tutto quello che abbiamo detto su Antler, i Rossby, gli Stockward, i Rossby, quindi Buckwell, Stockward e Rossby, e se vi siete chiesti che cosa ci sia dall'altra parte della Strada del Re, cioè tutta la parte ovest, prendete tutti questi territori e pensate che lì c'è un unico grande feudo in questa zona, che è quello degli Hayford, che si trovano in una posizione molto molto vicina ad Approdo del Re, cioè il castello degli Hayford è a mezza giornata ad Approdo del Re, quindi esattamente di fronte a Rossby, cioè quasi speculare la posizione di Rossby giù nella regione a ridosso delle Rapide Nere. Ma la verità però è che appunto gli Hayford hanno questo grande territorio che non controllano minimamente. Cioè cosa succede? Vi spiego. Il territorio è in mano a tutta una serie di casate, vassalle, fortemente, formalmente assoggettate agli Hayford, ma in verità abbastanza autonome, come il cavaliere della torre di Howard Zorn, che è quello che incontra Jaime e che dice di essere stato razziato dai Clegane. Howard Zorn in questa cartina è messa sul lato sbagliato della Strada del Re, cioè nel senso è di fronte, esattamente di fronte lì. Perché sta lì? Perché Jaime la incontra nel suo tragitto in cui lascia la Strada del Re e va verso Arrenal. Quindi non avrebbe nessun senso che vada verso est e poi torni verso ovest riattraversando la Strada del Re. Cioè, ha senso passare per Howardsthorn solamente se stai andando da Arrenal e stai lasciando a un certo punto la Strada del Re, cosa che Jaime fa. Allora, tutti questi piccoli vassalli comunque degli Hayford non sono parte. Gli Hayford sono lord, diciamolo. Esattamente come i Stockward e i Rossby, ma sono territori molto piccoli e in cui appunto ci sono tutti questi con questi piccoli cavalieri con terra che hanno tutti dei fortini o spesso delle torri in legno o pietra. Tra l'altro questa zona ha il grande questo possedimento gli Hayford hanno il difetto di essere troppo grandi e anche molto instabile. Perché è una zona investita da nord soprattutto all'eccessiva vicinanza ai fiumi e il fatto che la Lady sia una bambina di 2 anni non rende la cosa più sicura e il potere più stabile. Anzi, è proprio per questo, cioè nel senso se vogliamo dare un'ottica positiva a quello che hanno fatto i Lannister chiedendo a Tyrion Lannister di sposare una bambina di 2 anni, è perché è tentare di stabilizzare la regione. Cioè avere un possedimento così grande sotto una bambina di 2 anni e un maestro del castello inattendente, in verità non è un'ottima cosa. Per cui avere un membro della famiglia Lannister che si possa occupare di questi territori non è proprio la cosa più sbagliata del mondo. Dopodiché, magari Tyrek Lannister, che ha 12 anni, però va bene. Tra l'altro, come dicevo, in verità, Hayford è vicinissimo alla capitale, quindi è anche qui un coltello alla gola per Hayford prendere decisioni contrarie a quelle di King's Landing. Quindi non ci si può opporre, non ci si è potuti opporre alla scelta di Tyrek Lannister, ma soprattutto è un coltello alla gola per King's Landing, perché se Hayford come Rossby o come Stockward passano in mano a qualcuno che sia nemico della capitale, la capitale è un bel problema fuori. Bro, mi senti, vero? Sì. Ok, tra l'altro, dicevamo, sappiamo che il castello di Hayford proprio è a mezza giornata di cammino da Approdo del Re, ma bisogna passarci più volontariamente perché anche qui la strada del Re è lontana e non ci passa, quindi è nell'interno della strada del Re. E c'è una strada secondaria che dalla capitale si chiama proprio Hayford Road. Cioè esattamente struttura, cioè Martin ha costruito una struttura parallela a quella di Rossby. Cioè se da Rossby c'è la Rossby Road che va verso Duskend, dall'altra parte opposta c'è la strada dalla strada del Re al centro e poi ci sta la Hayford Road che va invece verso Hayford dall'altra parte. Tra l'altro il castello, Jaime ce lo descrive, è una motta castrale di stampo anglo-normanno di nuovo. Si trova su una collina, ha una sola torre, quindi è un grosso tamburo, cioè viene proprio definito una keep. E come sappiamo, è su questa collinetta su cui c'è un piccolo ruscello che la circonda, anche perché la zona passa l'affluente dell'Occhio degli Dèi che finisce nelle Rapide Nere, che dovrebbe essere effettivamente il confine del terreno, è quella che scende dall'Occhio degli Dèi e
e arriva praticamente giù fino alle Rapide Nere. Quello dovrebbe essere il confine, il territorio. Inoltre, il terreno pianeggiante che avevamo lasciato a est della strada del re, qui lascia il passo a una zona piena di collinette e ruscelli, che come sappiamo è tipica dei fiumi ed è in generale al centro di Westeros. Cioè tutto il centro di Westeros in verità ha queste piccole collinette e questi fiumiciattoli che vanno verso nord fino ad entrare nei fiumi, dove ci sono però fiumi più grandi, appunto. Allora, sta di fatto che gli Eyford comunque hanno dei possedimenti molto fertili, ma hanno il problema che non hanno la potenza dei loro vicini, quindi non hanno la potenza dei Rosby e degli Stockward, perché devastati a nord dalla guerra. Cioè tutti i piccoli vassalli che si trovavano sotto Arryn vengono completamente annientati e vengono costantemente colpiti dalla guerra, e perché Eyford è tagliato via dalle vie di comunicazione con il mare. Cioè, nel senso, il primo sbocco sul mare per Eyford è la capitale, e arrivare a Duskendale è tendenzialmente difficile. Per cui, in una situazione attuale come quella in cui, dopo la battaglia delle Acque Nere, il porto di King's Landing è andato bruciato e in cui le navi salpano solo da Duskendale, mentre per Rosby e Stockward tutto sommato non cambia niente, gli Eyford si trovano completamente tagliati fuori. E quindi ciò che giova ai Rosby tendenzialmente li ammazza. La mia parte, io mi occuperò ora di tutta la parte sud della baia, partendo effettivamente dal feudo di Approdo del Re, che ha un feudo tutto suo, controllato direttamente dalla corona. Allora, ci occuperemo del feudo di Casa Baratheon di King's Landing, precedentemente appartenuto a Casa Targaryen di King's Landing. Prendiamo però le terre della corona come sono all'inizio di A Game of Thrones, non andando indietro alla conquista o al dominio Targaryen perché ci perdiamo di casa. Il territorio direttamente sotto il controllo della corona e che si riferisce direttamente alla capitale è il più vasto circa della regione. Attraversato sia dalla Strada del Re che dalle Rapide delle Acque Nere, è prevalentemente un territorio pianeggiante e fertile, da cui deriva la maggior parte degli approvvigionamenti della capitale. Le uniche colline famose che conosciamo benissimo, sono quelle di Aegon, quelle su cui Aegon ha fondato la capitale, che sono la collina di Aegon, Visenya e Rhaenys, come effettivamente sono quelle di Roma. La capitale quindi sorge su una scogliera molto ripida che dà sulla baia delle Acque Nere, a strapiombo sul mare. L'area confina a nord-ovest con le Terre dei Fiumi, a nord con gli Eyford e a nord-est con i Rosby. A est è per un tratto aperta sul mare, mentre un pezzettino confina a sud-est con i Chelmsted e le Terre della Tempesta coperte dal Bosco del Re. A sud-ovest, infine, il confine con l'Altopiano. Da ora in poi, in questo piccolo e relativamente grande tratto di terra, ci sono una serie di casate minori, di cui non sappiamo se effettivamente sono o lord o casate di cavalieri. Però probabilmente dipende dal tempo in cui sono nate oppure dalla fortuna che hanno con gli overlord della piccola regione, passano sia come lord che come cavalieri, come lord come cavalieri. Non siamo assolutamente sicuri di nessuna cosa, anche perché i membri delle casate prima sono riferiti come lord, poi come cavalieri. Quindi dipende ovviamente dal tempo. Allora iniziamo, sono circa 10. House Blount, nobile casata delle Terre della Corona, non sappiamo dove sia la sua sede o come si chiami il loro castello. L'unico membro noto della casata nella storia principale è lo sfortunato Ser Boros Blount, molto probabilmente il peggior membro della Guardia Reale di sempre. Fisicamente inadatto, completamente privo di cavalleria o decenza, è una pedina di Cersei Lannister. Boros è riuscito a fallire praticamente in ogni aspetto dell'essere un cavaliere della Guardia Reale, a parte indossare il mantello bianco. Il crudele pestaggio di Sansa, la resa di Tommen durante le Acque Nere, l'assassinio alla cieca degli unici due informatori disponibili nel caso dell'omicidio di Tywin e persino il suo fallimento nel gestire se stesso come assaggiatore di Tommen sottolineano quale povero rappresentante la casata sia Boros. L'unico altro membro della famiglia, che non se l'è cavata meglio storicamente, durante il torneo di Arryn, un cavaliere di casa Blount, che potrebbe essere in realtà stato il giovane Boros, è stato sconfitto dal Cavaliere dell'Albero Sorridente dopo che il suo scudiero, insieme agli scudieri di Casa Frey e High, hanno maltrattato Olan Reed. Il sigillo dei Blount è una banda rossa a sinistra tra due porcospini neri e verdi. Che quella fascia rossa indichi o meno un bastardo da qualche parte dell'albero genealogico dei Blount non è chiaro. Il
Il sigillo però fa venire in mente una curiosità della storia reale, l'ordine del Porcospino. Luigi I, duca d'Orléans, iniziò l'ordine cavalleresco al battesimo di suo figlio ed eventuale erede Carlo, e continuò fino al regno del figlio di Carlo, l'eventuale Luigi XII di Francia. Essendo entrato in conflitto con il suo primo cugino, Giovanni, duca di Borgogna, Luigi d'Orléans scelse il Porcospino per simboleggiare la sua prontezza all'azione. Il motto dell'ordine era Cominus et Eminus, da vicino e da lontano, basato sull'idea, allora popolare ma sempre sbagliata, che gli aculi di un porcospino non solo lo difendono da attacchi ravvicinati, ma possono essere lanciati contro nemici più lontani. Casata numero 2, House Birch. Secondo fonti semicanon, il loro stemma è diviso in quattro parti e rappresenta in due parti un'ascia d'argento su sfondo verde, nelle restanti due una, tra virgolette, girandola bianca e nera. Non sappiamo dove sia la loro sede, non sappiamo dove siano effettivamente, boh, non si sa, niente di niente. Immaginiamoli un po' anche come delle persone che vivono nella città di approdo del re, che molto spesso è così, sono casate all'interno della città. Dei tre membri conosciuti in canon abbiamo due Birch durante il dominio Targaryen, che sono un lord sotto Maegor e un Ser Balon, quindi si verifica la situazione di cui prima. Ser Balon, capitano della City Watch durante la danza, verso la fine. Il terzo lo conosciamo come marito di Lady Felice Stockport, morto per lo stupido duello con Bronn. House by Water è una nobile casata delle Terre della Corona, però qui sfortunatamente la conoscenza e la casata finisce. Non sappiamo se sia una casata signorile o cavalleresca, né dove sia la sua sede nelle Crownlands, tantomeno come si chiami. Anche se, dato il suo nome, Bywater, si potrebbe sospettare che il castello di famiglia sia sull'acqua, presumibilmente sulla riva, quindi forse un po' più interno rispetto ad Approdo del Re, comunque sempre sulle rapide nere. In effetti abbiamo solo un membro conosciuto della casata Bywater, Ser Jaisley, anche se non è chiaro dove si inserisca nell'albero genealogico. Westeros.org si riferisce a lui come di un ramo minore della casata e troppo povero per permettersi il cavalierato, il che difficilmente suggerisce la vicinanza alla linea principale di governo della casata. Tuttavia, Ser Jaislyn non era alto nella successione dei Baywater, era almeno però era piuttosto rispettabile. Combatté durante la ribellione Greyjoy, dove si guadagnò il cavalierato con lo stesso re Robert per il suo coraggio, anche se sfortunatamente perse la mano destra durante il processo. Cioè, nel senso, durante le battaglie. A un certo punto, tra il 289 e il 296, si unì alle Cappe Dorate. Tyrion menziona nel 299 che Jaislyn era stato capitano della Porta del Fango per 3 anni. Onorevole anche Ser Rigido, questa era l'opinione di Ser Slint, di Jon Slint, scusate, non Ser, che in realtà era Lord. Jaislyn fu scelto da Tyrion per sostituire Janos come comandante delle Cappe Dorate e servì abilmente Tyrion in quel ruolo, mantenendo la testa durante i tumulti della rivolta del pane e catturando Tommen dall'inefficace Boss Blount. Sfortunatamente la fortuna di Jocelyn si esaurì alle Acque Nere. Morì cercando di impedire alla guardia cittadina di ritirarsi con Joffrey. Tutto questo ovviamente lo sappiamo però prima di Fire and Blood. Ovviamente tutti i link che usiamo sono in descrizione. Questo pezzo l'ho preso da Good Queen Ali, che è una delle tante fonti che usiamo molto spesso sul canale. Lei fa queste cose, cioè nel senso prende delle casate, immagina una serie di motti e ne ricostruisce un po' la storia. Io i motti non li ho riportati perché ovviamente non sono canon, però potete andarveli a cercare tutti quanti giù in descrizione. Come detto, Ser Jocelyn era un membro però prima di Fire and Blood. Dopo Fire and Blood sappiamo infatti dell'esistenza di un altro membro della casata, di cui però non si sa il nome, che mantenne la sua fedeltà al trono di spade e a Maegor, proprio quando il regno si stava iniziando a ribellare e a radunarsi sotto il giovane Jaehaerys. Altra casata. House Chittering, mi sembra, Chittering, nomi strani. Fedele direttamente ai Baratheon di Approdo del Re. Secondo fonti semicanon, il loro stemma raffigura 3 strisce d'oro su bianco. Il loro motto sconosciuto. Hanno giurato fedeltà a Stannis Baratheon di Dragonstone. Il giovane Lucos Chattering è considerato da Stannis uno dei pochi uomini buoni che gli sono rimasti dopo la sconfitta alle Acque Nere. House Cressy, secondo fonti semicanon, blasonano il loro stemma con 7 monete d'argento su una banda rossa a sinistra, tra 2 elmi d'argento sull'azzurro. L'unico membro della casata noto, Daffa Iron Blood, si nomina durante la reggenza di Aegon III. Lord Cressy faceva parte della missione diplomatica di Lord Manfred Mouton a Braavos nel 133.
Mentre Manfred trattava quel signore del mare di Braavos, Lord Cressy e Follard pagavano tangenti ai membri dell'altra società braavosiana. Anche in questo caso non sappiamo dove sia la loro sede. House Edgerton. Sempre secondo fonti semicanone, il loro stemma è diviso in quattro parti, due bianche e nere a metà, e due con una ruota in fiamme su indaco. Non conosciamo membri della casata né storici né della storia corrente, inoltre non conosciamo il loro castello. House Follard. Secondo fonti semicanone, il loro stemma è un girotondo di 12 triangoli rossi e bianchi. Su un quadratino d'oro in alto a sinistra, un berretto da giullare a due punte d'oro e bianco su campane d'argento. Pensa a chi lo deve dipingere, sto Mamma mia, stesso. mamma mia. La cosa più vicina alla schiavitù a Westeros. Allora, sappiamo di questa casata però il motto, sorprendentemente, che è nessuno così saggio, none so wise. Sappiamo il motto, ma non sappiamo dov'è il castello. niente, sono una serie di casate messe là. Va bene. Durante Beh, la sono tutte tra la regentazione. capitale e il bosco del Sì. re, molto semplicemente. Non ne vediamo assolutamente nessuna, sono tutte tra virgolette nascoste nel bosco, non ci interessano. Durante la reggenza di Aegon III, come dicevamo, un Lord Follard accompagnò Muton a Braavos dopo rimase là perché era innamorato. Recentemente Dick Follard fece parte della missione di Lord Mormont oltre la barriera. Muore durante la difesa del Castello Nero, attaccato dai bruti da sud. Mentre Sir Perkin Follard è tra gli uomini di Stannis, uno degli uomini della regina Selyse. Questa casata è fantastica. House Gaunt. casata nobile, probabilmente ancora esistente, alle Terre della Corona. E questo è il massimo che sappiamo. Non sappiamo quanto sia antica la casata, o se sia stata formata da Andali, primi uomini o un misto, o dove sia la sua sede. Abbiamo solo un membro nominato della casa Gaunt, Ser Gawain, un membro della guardia reale di Aerys II. Quando il re visitò Duskendale per ascoltare la petizione di Daenerys Darklyn, Ser Gawain guidò la piccola scorta del re. Tuttavia, quando i Darkling e gli Hollard tesero la loro trappola al gruppo reale, alcuni degli uomini che avevano accompagnato il re furono uccisi, incluso Ser Gawain, ucciso da Ser Simon Hollard, il maestro delle armi dei Darkling. Più tardi, Ser Barristan si intrufolò nella città per salvare Aerys e uccise Ser Simon per vendicare la morte del fratello giurato. Il sigillo dei Gaunt è costituito da tre lance nere in posizione verticale su rosa, tre ricami neri. La lancia, come i personaggi di Westeros sono ansiosi di ricordare ai lettori, è un'arma da cavaliere, quindi si può supporre che sia o una casata di cavalieri, oppure dipende sempre, o lord o cavalieri, dal tempo della loro fortuna. Perché è particolare questa casata? Ci riflettiamo con Bea, è lo stesso nome della madre di Lord Voldemort. Senso, sì. Stesso. Vabbè, Cognome, Martin Gunt. non ha mai voglia di inventare nomi e cognomi, quindi li ruba. Non è la prima volta. Sì, capito, tra l'altro i Gunt che vengono le serpe verde, cioè l'ha pensata proprio questa cosa. Infatti, Sì, esatto. Ah, bellissimo, bellissimo. Allora, altra casata, semi-sconosciuta, House Hart. Gli Hart sono direttamente fedeli ai Baratheon di Approdo del Re. Secondo fonti semicanone, il loro stemma rappresenta tre teste di cervo rosse sovrapposte su una banda bianca su campo blu e bianco. Di nuovo, non sappiamo dove sia la loro sede. Durante il regno di Maegor, la casa rimase fedele al trono di spade. Il Lord Hart di allora, in seguito, si recò a Roccia del Drago per parlare con il giovane Jaehaerys. Durante la danza, gli Hart rimasero fedeli a Rhaenyra. Ser Dennis, durante la reggenza di Aegon III, accompagnò sempre Ser Muton a Braavos, dove morì combattendo con un uomo senza volto. Lady Hazel Hart, moglie di Daeron Velaryon, è morta a causa della febbre invernale, mentre Ser Hellwood combatté per Joffrey alle Acque Nere. Kettleblack, House Kettleblack, famiglia di rango indeterminato, indeterminato, molto probabilmente basso. E delle terre della corona in generale, di Approdo del Re in particolare. La guida della campagna di A Song of Ice and Fire afferma che i Kettleblack sono, cito, una famiglia di cavalieri e mercenari, con nessuna proprietà nelle terre della corona, i cui membri sono spesso al servizio di vari lord. Questo sembra un background probabile come qualsiasi altro, anche se nei romanzi principali, probabilmente per una buona ragione, mantengono le origini dei Kettleblack oscure. Chissà perché.
Quando Jamie osserva che non hanno mai sentito parlare di Sir Osmund Kettleback, nonostante conosca ogni cavaliere errante, fairy rider e scudiero di qualsiasi abilità che abbia mai gareggiato in un torneo, Sir Osmund, come ci ricordiamo, rimane proprio vago, evasivo, dice un Sir Robert Stone. Come si addice a una famiglia di cavalieri erranti, i Kettleback vantano almeno un sigillo, che è un bollitore nero sul rosso all'interno di un orlo nero. Ovviamente sono tacciati come la famiglia più disonesta che si possa trovare in A Song of Ice and Fire, e più volte si sono dimostrati assolutamente senza scrupoli e inaffidabili. Altra Brutta casata. fine questi event. Brutta fine. Sì. Altra casata, vi giuro, sto finendo. Langward. Da qua in poi ci sono alcune fonti che sono Westeroscraft, almeno di questa l'hanno finita la struttura. Delle Terre della Corona non ci sono praticamente castelli. Allora, secondo fonti semicanon, il loro stemma è una corona di stelle bianche su bordeaux sopra il nero. Questo stemma è fantastico, è il più bello di tutti. Sembrano, l'avete presente, tipo i droni che formano le figure nel cielo? Ecco, la corona formata in questo stemma è quello. Viene molto da ridere, comunque mi è venuta questa associazione. Langward si trova a sud-est di Approdo del Re, su Massisook, nelle Crownlands. Questa casata piccola e modesta vive su una piccola penisola vicino alla Baia delle Acque Nere. C'è poco o nessuna storia sui Langward, tranne quella di Sir Harold Langward, che ha servito nella Guardia Reale di Maegor. Si sospetta che Langward sia di origine dei primi uomini, ma questo è molto discusso tra gli studiosi. Il torrione principale è circondato da un fossato asciutto e da una palizzata di legno che ospita alcuni servitori e un fabbro, sempre secondo Westeroscraft. Non è canon, però è qualcosa di più fisico che abbiamo di una descrizione di un castello del genere. La penisola ospita un faro per dirigere le navi verso il porto. Il porto, ovviamente, è quello di Approdo del Re. Il villaggio di Langward è incentrato sulla pesca delle perle e la cattura delle ostriche. Infine, c'è un bel posto per fare un picnic al confine estremo di Langward. Potete trovare tutto su Oh. Minecraft. Pasquetta, vedevo voglio andare da qualche parte. Vicino King's Landing trovate Trovate questa piccola area a Longworld. ristoro. Pasquetta così. Poi, House Manning. Sempre secondo fonti semicanon, il loro stemma è un leone marino rosso tra due placche nero su bianco. Il simbolo acquatico suggerisce che la casata potrebbe controllare un territorio sulla Baia delle Acque Nere. Va là. In realtà non sappiamo nulla sull'eventuale castello o dove effettivamente si è collocato. Quindi sappiamo che è sulla costa, ma non sappiamo dove né come si chiama. Non siamo a conoscenza di membri noti della casata. House Pyle. Secondo fonti semicanon, il loro stemma è un Great Helm, quindi un grande elmo di ferro grigio su bianco. Conosciamo un certo Sir Howard Pyle che ha gareggiato al torneo di Ashford nel 209. Nulla è noto sul loro castello, sul loro motto. Poi, House Rollingford. Secondo fonti semicanon, il loro stemma sono rappresentati sei tondi a fontana, in formazione 3-2-1, su grigio. Quando il regno iniziò a rivoltarsi contro il re Maegor I Targaryen per il principe Jaehaerys Targaryen, Lord Rollingford fu tra la ventina di lord minori che si riunirono al suo comando. Tuttavia, quando Maegor morì misteriosamente sul trono di spade, Lord Rollingford e Buckwell salparono per Pentos. Quando il giovane re Jaehaerys si sedeva alla Roccia del Drago, Lord Rollingford fu uno dei numerosi lord che si recarono sull'isola per parlare col re. Sir Arman Rollingford fu ucciso mentre duellava con un bravo. Bravo, sì, a Bravos nel 133. Nulla è noto sul loro castello o sul loro motto. House Slynt, di loro sappiamo che hanno avuto Arrenal, perché li collochiamo qua, perché fondamentalmente loro sono di Approdo del Re e basta, non ci hanno mai messo piede da Arrenal. Il loro blasone, quindi il loro stemma, è una lancia insanguinata oro su campo nero notte. Non è menzionato alcun motto, anche perché non c'è stato assolutamente tempo di crearne uno, visto che è stato subito mandato alla barriera. Sappiamo tutti chi è Janos Slynt, mentre i suoi tre figli si chiamano Morros, Jothos e Danos. È anche una figlia, però, di cui non sappiamo il nome. L'ultima di questo piccolo cluster di casate attorno al trono del re, House Thorne. Ha avuto solo tre membri nella storia nota di Westeros, ma di certo sappiamo qualcosa, soprattutto sull'ultimo. Nobile casata delle Terre della Corona, il sigillo di casa Thorne è un flagello d'argento su sfondo rosso all'interno di un raione nero.
Durante la danza dei draghi, Sir Richard Thorne servì nella guardia reale di Aegon II, un residuo della guardia reale di suo padre Viserys I, uno dei mantelli bianchi che scelse la parte verde rispetto a quella nera. Quando approdò il re cadde sotto le forze di Rhaenyra, Larys Strong condusse Richard Thorne e Willis Fell fuori della Forza Rossa insieme ad Aegon II, i suoi figli Jaehaera e Melor. Sir Richard fu messo a capo del piccolo principe e gli fu detto di portarlo dalla famiglia di sua nonna a Oldtown. Sfortunatamente fu ucciso a Bitterbridge. RIP. Mi Cioè, dispiace vabbè, tantissimo. povero piccolo Maegor, cioè, nel senso che Melor andava Lo malissimo, sono dilaniato alla so. folla. Cioè, Poverino. Poverino. Bambini ovviamente non altro c'entrano campione niente. questo comunque, cioè, Sì, questo si mangia la uguale. guardia reale dalle terre della Sì, corona, sì, mamma mia. sì. Raga, comunque, Un cioè, altro proprio. servolo Continuate a prenderle sull'anima. delle terre della corona, eh? Top questo. Continuiamo. Sì. Comunque, Ser Adrian Thorne, altro ser, comandante della guardia cittadina del Prore del Re durante la reggenza di Aegon III Targaryen, quindi da verde a nero, da nero a verde. Naturalmente conosciamo tutti Ser Alyser, un tempo era cavaliere di Casa Thorne che seguì Casa Targaryen durante la ribellione di Robert. Trovandosi ovviamente dalla parte dei perdenti durante il sacco di Prore del Re, Alyser accettò la scelta del nero da parte di Tywin piuttosto che perdere la testa. In seguito servì come feroce e privo di humor maestro d'armi al Castello Nero, l'uomo che si divertì così tanto di ritere Jon Snow nei suoi primi giorni alla barriera. E sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Allora, cambiamo aria totalmente. Spostiamoci un po' più a sud rispetto a questo territorio di Approdo del Re e siamo al territorio di House Chelmsted, che è una casata, presumibilmente ancora esistente, delle terre della corona che ha giurato di nuovo, presumibilmente, direttamente ai re sul trono di spade. Sempre Queen Ali dice: aggiungo un certo numero di presumibilmente perché non sappiamo quale sia lo stato attuale di casa Chelmsted o quale sia quello storico, sebbene non sia segnata come casa estinta su Westeros.org. Secondo la mappa, questa qua, che stiamo utilizzando, il territorio di questa casata si trova più a sud della baia e a est con una piccolissima penisola che sporge. Quindi se vedete c'è questo grandissimo pezzo di terra che va da un po' più a sud di King's Landing fino a questo piccolino pezzo di terra che forma una piccola penisola. Ecco, questo è tutto il territorio dei Chelmsted, che ha una parte di costa e poi è tutto interno. Quindi sotto c'è tutta la foresta del re. Piccolissima penisola che sporge sul mare. Parte del loro territorio a sud è ricoperto, come abbiamo detto, dal bosco del re. A nord sono completamente esposti sulla baia, mentre a sud-ovest confina con le terre della tempesta e a sud-est col territorio dei Wildwaters. La casata ha un sigillo che è una mazza chiodata e un pugnale d'argento incrociati su un campo verde e bianco e sembra essere, o essere stata, di rango signorile. Jaime lo chiama Lord Chelmsted e Yandel, che non si riferisce mai a Rossart come Lord Rossart, si rivolge all'ex primo cavaliere come Lord Chelmsted 4 volte e lo nomina uno dei lord del Consiglio Ristretto. Anche se come si chiami la sua sede, dove si trovi nelle Crownlands, non è dato saperlo. Tuttavia, la guida alla campagna sempre di A Song Ways and Fire, non canonica ma occasionalmente utile, nota che Casa Chelmsted, sebbene sia una casa importante delle Crownlands, potrebbe essere stata completamente rimossa dal panorama politico degli ultimi 20 o 50 anni. Non sarei sorpresa, dice sempre Good Queen Alice, se casa Chelmsted se la passi piuttosto male oggi che nei decenni passati, visto quello che è successo al suddetto Lord Chelmsted. Lord Carlton era uno dei Lord capi tra i sostenitori del Re Folle, maestro del conio di Aerys II. Quando fu annunciato il gran torneo di Arryn, Carlton sollecitò sua grazia a proibirlo. Quindi il torneo si svolse comunque, Rhaegar vinse e Lord Chelmsted si infiammò ulteriormente i sospetti di Aerys II, dichiarando il principe Rhaegar come entrato per screditare Aerys II e far convincere sia Lord che il popolino. Però ovviamente parola piuttosto ironica perché la fine che fa vedremo dopo com'è. Uno dei più devoti tirapiedi del Re Folle fu nominato primo cavaliere dopo John Connington. Sfortunatamente non era completamente stupido e capì abbastanza presto che il re stava lavorando con i suoi alchimisti per una terribile soluzione finale. Tentò di ragionare, minacciò, scherzò e supplicò, ma Aerys era impassibile. Gettò la catena in segno di dimissioni, ma
fece, Aerys lo fece immergere nell'alto fuoco e bruciare vivo, e da qua infiammato, parola molto ironica. Da qua però l'episodio di Aerys che violenta Rell e quindi concepisce Daenerys. Terza Quindi casa alla fine i delle... Chestnut sono serviti a Alla qualcosa. fine sono serviti a qualcosa. L'unico Madonna, lord... Mamma, che brutta detta bruttissimo, così. Oddio, bruttissimo, era bruttissimo. tremenda, la mia uscita tremenda, mi è uscita veramente tremenda. Ma va bene così. Allora, terza casata della regione. Ce ne sono ancora uno, due e tre. Stiamo finendo. Vabbè, queste sono quelle grandi però. Sì, queste sono quelle Sì. grandi che prendono poi gran parte di Massey Soup. Ma casata, la casa Wentwaters è una casa nobile delle Terre della Corona. Secondo fonti semi-canon, la loro sede è lungo il Wentwaters, nel Bosco del Re, a sud di Approdo del Re, che è proprio un fiume che nasce nel cuore della foresta e poi va a sfociare nel Blackwater Bay. Questo. Esatto. Il loro stemma è caratterizzato da una fascia verde incisa, rovesciata su bianco, che divide tre alberi, verde, rosso e un albero spoglio nudo. Le loro parole, quindi il loro motto, è per tutte le stagioni, quindi for all seasons. Non si era capito dallo stemma. lasciamo stare, non facciamo domande su Tipi questi stemmi. cappotti, capite? Estate inverno. Estate inverno, Vabbè, tutte le lasciamo stagioni. Andiamo materasso, avanti. lo zingaro. Allora, per la maggior parte... Vendita. Sì. Vabbè. Fantastico comunque. Edice. Allora, per la maggior parte questo territorio è ricoperto dal Bosco del Re. Ha un piccolissimo sbocco sul mare a nord, a est confina con i Massey, a ovest con i Chelmsted e a sud con le Terre della Tempesta. Il Wentwater è un fiume situato nelle Terre della Corona sud-orientale e nelle Terre della Tempesta nord-orientali, che segna il confine tra le due regioni dei Sette Regni. Fiume più grande del Bosco del Re, quindi implicito ce ne sono più di uno, anche perché qua si vede subito, soprattutto in questa mappa, un affluente. Iniziando da uno stretto lago nel bosco del Re meridionale, il Wentwater scorre fino a nord-est nella baia delle Acque Nere. A nord e ovest del Wentwater c'è la foresta del Re, mentre a est c'è il Massey's Hook. Secondo fonti semi-canon, la sede di casa Wentwater si trova effettivamente lungo il fiume. Durante la guerra di conquista dell'esercito guidato da Oys Baratheon, subì un'imboscata al Wentwater Crossing da Lord Harold di Haystack Hall, Lord Fell di Fellwood e Lord Buckler di Bronzegate. Durante la quarta ribellione Blackfyre, la compagnia dorata comandata da Daemon III Blackfyre e Sergor Rivers Bittersteel sbarcò sul Massey Souk per l'invasione. Aegon V e i suoi figli guidarono l'esercito delle Liste Targaryen e i Blackfyre furono sconfitti nella battaglia di Wentwater Bridge, che si trova un po' più a sud, che è praticamente la strada del re che attraversa il bosco del re fino a Capotempesta. Daemon fu ucciso da Ser Duncan l'Alto. Sempre da Westeroscraft, il castello di Wentwater si trova sulla riva del fiume, a poche centinaia di metri dal ponte. Il torrione principale è un'enorme torre quadrata fatta di pietra. È circondato da un cortile con mura e torri, altri edifici si trovano al suo interno. Il villaggio si trova nelle vicinanze, vicino alla strada che porta al ponte. La piccola città si trova a est del castello e contiene una locanda dove i viaggiatori possono riposare, un piccolo septe, una fucina e una dozzina di case. Il mulino a vento si trova nelle vicinanze. Diversi piccoli insediamenti si trovano sulle terre appartenenti a casa Wentwater. Le principali colture coltivate nei campi di Wentwater sono grano, lino e luppolo. Queste sono tutte cose non canoniche, però possibili all'interno di quelle terre. House Massey. Casa Massey di Stonedance è una casata che appartiene esattamente all'omonimo Massey Souk della Crownlands. Non abbiamo notizie riguardo al castello di Stonedance, situato subito a sud di Sharppoint. Il territorio di Massey prende gran parte della penisola che chiude la baia delle Acque Nere al mare stretto. Sui due lati, est e ovest, si affaccia sul mare. A nord confina con i Baremon, mentre a sud con i Wentwaters. Il sigillo dei Massi è un Triskelion, quindi sono tre spirali intrecciate, rossa, blu e verde, che è un modello abbastanza comune in alcune culture antiche del nostro mondo, anche se con interpretazioni diverse tra loro.
un antico sigillo per un'antica casata, e certamente casa Massey è antica. Quando una caratteristica geografica di Westeros è nominata, ovviamente in onore di una casata, specialmente una così prominente come Massey Sook, sai che quella casa deve essere stata lì per un tempo molto molto lungo. Maldon Massey costruì Stonedance durante il regno di Red Durran il Corvo e, come dice il nome, Ravenfriend, tendo a pensare che questo Durran, sempre citando Gunquinali, avesse una forte e anche magica connessione coi corvi, come figli della foresta. Ancora una volta indicando quanto antica sia la casa Massey. E chiedo, teorie personali ovviamente sempre di Quinali, se Maldon abbia innalzato il suo castello parzialmente con la magia, come Storm's End e Dragonstone, facendo muovere e incastrare le pietre. Si chiama Stonedance, dopo tutto, dice. Tuttavia i Massey non hanno paura di andare avanti quando vedono un'altra opportunità migliore. Casa Massey si dichiarò sovrana di Massey Sook durante il regno di Durwald il Grasso e lottò per il controllo di Stonedance con Carlton II Durrandon. Alla fine i Massey fecero pace con i cervi coronati, ma quando Aegon lanciò la sua conquista di Massey Sook, la sua conquista, i Massey si radunarono per i Targaryen piuttosto che per i Durrandon, ed Aegon deve essersi fidato dei Massey, fece di Triston il suo primo maestro delle leggi. In seguito i Massey divennero signori delle Crownlands, ma non lo sono più. Cioè, sotto il regime, all'inizio del regime Baratheon, diventarono Lord. Poi persero le loro terre, essendosi ovviamente schierati con Stannis alla morte di Robert Baratheon. Il povero Sir Justin ha perso ogni speranza di riconquistare la sua casata ancestrale. Ecco perché voleva in moglie o ascia o valle. Il sigillo è sempre in movimento, quindi spirali che fluiscono l'una nell'altra in un infinito progresso congelato. Allo stesso tempo i massi sono sempre quelli che spingono avanti, come abbiamo detto in precedenza, per cercare un proprio avanzamento o l'aumento del proprio potere. Quando i Durrandon mostrarono il controllo insufficiente, i massi si dichiararono indipendenti. Quando Carlton si impadronì di Stonedance, la figlia e il genero di Re Joshua si ripresero il castello e insediarono il figlio di Joshua come nuovo re massi. Quando Aegon decise di invadere, casa Massey gettò la sua sorte su un uomo sicuro di vincere, ovviamente un uomo con i tre draghi. Justin si è certamente dimostrato disposto e capace di muoversi con Stannis, a Roccia del Drago, la sua campagna a sud durante la campagna a nord e ora a Braavos per conquistare i mercenari. Altri membri noti della casa Massey: Lord Lucifer Massey, che ha difeso Re Maegor I Targaryen nella sua prova dei sette ed è stato ucciso dal figlio del guerriero Ser Harris Horp; Lord Gormon Massey, che fu ucciso mentre tentava di domare Vermithor a Roccia del Drago durante la danza dei draghi. Fantastico. Wow, Proprio la classica. il genio. Proviamo con un drago semplice, prendiamo Vermithor. Prendiamo Vermithor, domiamolo. Uno piccolo, no? Vabbè. Cucciolo. Cucciolotto. Quando Bloodraven marciò su White Walls per reprimere la seconda ribellione Blackfyre, tra le casate che vennero in supporto ci fu casa Massey. Allora, finalmente siamo all'ultima casata. La casata Dico una sola Baraemond. postilla, perché Vai. ci stanno i massi tra i sostenitori di Blackfyre? Perché i Blackfyre erano insediati nel bosco del re, nel bosco Ecco. del re delle rapide nere. Vengono insediati come Ramoga ha detto, quindi stanno lì. Comunque, Allora, ultima casata, casata mio momento Baraemond. Blackfyre questo. Momento Blackfyre. Allora, Baraemon. i Baraemond di Sharppoint, sempre casata nobile del Re della Corona, hanno giurato fedeltà direttamente a Roccia del Drago. Il loro territorio consiste proprio nella parte più estrema del Massey Sook, il finale della penisola che dà sulla baia verso Driftmark, circondati quasi esclusivamente dal mare, l'unico confine a sud è col territorio dei Massey. Uno dei lord del mare stretto, con i legami più stretti con Roccia del Drago che è con Capotempesto, a prova del re. Quindi loro sono fondamentalmente soltanto fedeli a Roccia del Drago e a nessun altro, nemmeno a King's Landing. Nell'appendice di A Game of Thrones si elenca la casa Baraemond come una tra le principali casate giurate a Dragonstone. Certamente questo sembra essere stato vero anche per i Baraemond del tempo di Targaryen. Quindi abbiamo Baraemond sia per Stannis che per i Targaryen in generale. Lord Baraemond era uno degli alleati, amici e principali alfieri che arrivarono a Roccia del Drago dopo che Aegon il Conquistatore li convocò, e uno dei suoi successori venne su ordine di Maegor ad approdo del re durante le sue ultime ore di governo. Un altro Baraemon, sempre Lord,
Era uno dei lord del Consiglio Nero di Rhaenyra durante la Danza dei Draghi, e il giovane Lord Duram Baremon è uno dei lord leali, più leali a Stannis. Il suo vessillo si vede ancora in alto quando Stannis prende residenza alla torre del Castello Nero, anche se lo stesso lord adolescente non sembra essere venuto col suo re. Casa Baremon non è una famiglia di primi uomini, fu invece fondata durante l'invasione degli Andali, anche se ci sono teorie secondo cui la vogliono come di origine valiriana. Togaion Baremon, Questa cosa sono abbastanza sì, convinto che siano valiriani, anche sono sì. valiriani, ma è proprio Sì, sicuro. perché poi vanno sempre in trittico con i Velaryon e i Celtigar, cioè oltre al fatto che tutti e tre sono giurati direttamente a Roccia del Drago, però sembra proprio da come vengono trattati, che vanno sempre in trio, che abbiano tutti un'origine comune, quindi valiriana, cioè degli altri due sappiamo che sono proprio casate valiriane, quindi presumibilmente anche i Baremon lo sono. Sì, 80% sicuro valiriani, poi ovviamente c'è la questione Andala, ma non penso sia di fondamentale importanza qua. Comunque, membri principali. Togarion Baremon, giovane signore della guerra Andalon nella prima parte dell'invasione delle terre, Andala delle Terre della Tempesta. È un uomo apparentemente ambizioso che non voleva altro che un proprio regno sul Massisuk. L'ultimo re Massi, Joshua. Softspear aveva perso Stone Dance e Massisuk contro Re Carlton, secondo Durandon. Ma entro 2 anni da questa conquista, Togarion aveva abbandonato il suo piccolo regno a nord delle Acque Nere e stabilito un nuovo regno a sud su Massisuk, cacciando le forze di Durandon nel frattempo. Togarion ha sposato la figlia di Joshua Massi e ha messo il figlio di Joshua, il nuovo cognato di Togarion, a governare come re fantoccio. Per finire, letteralmente, Togarion costruì un castello chiamato Sharpoint proprio sulla punta di Massey, che da allora è sempre stato sede della casa Baremon. Il sigillo dei Baremon è un pesce spada blu che salta su una grata d'argento e su bianco, un emblema appropriato per una famiglia la cui sede è proprio sul mare stretto. Con la costruzione di Sharpoint, Togarion Baremon rivendicò la cresta della penisola delle Terre della Tempesta, affermandosi come il seppur retrogrado padrone del gancio, cioè del Luke, uncino. Allo stesso modo fu Lord Baremon ad accogliere il nascente potere di Aegon Targaryen nell'alba della conquista di quest'ultimo, schierandosi fortunatamente con lui contro i suoi legittimi Durrandon. Il castello di Sharpoint si trova lungo il Gullet, all'estremità settentrionale del Massisuk, a nord di Stone Dance. È una grande torrina di guardia, sulla quale arde un grande fuoco, quindi praticamente un faro, appunto. Cos'è il Gullet? Il Gullet è uno specchio d'acqua delle Crownlands tra Dragonstone e Driftmark. La baia delle Acque Nere si apre nel Gullet e poi si collega al mare stretto. Ok, passiamo alle due isole, perché abbiamo detto che tralasciamo in questo video Dragonstone e la tratteremo più avanti, quindi le altre due che vediamo adesso sono Cloyle e Driftmark. Partiamo dalla prima, Cloyle, isola della Chela o isola del Granchio, come viene chiamata dagli abitanti di Crackle Point. È la sede della casa Celtigar, il cui stemma raffigura granchi rossi su sfondo bianco, molto originali. Si trova di fronte alle coste della punta della Chela spezzata, comunque non è tanto distante da Dragonstone, a cui i Celtigar sono storicamente giurati, perché Dragonstone si può raggiungere in poche ore di navigazione verso sud. I Celtigar sono un'antica casata di puro sangue valeriano e già prima della conquista, insieme ai Velaryon, controllavano con le loro flotte ampie porzioni del mare stretto. Storicamente, i Celtigar di Cloyle hanno sempre cercato di conquistare o comunque di portare sotto il loro controllo tutta la punta della Chela Spezzata. Il primo tentativo di conquista data a prima dell'arrivo di Aegon, il conquistatore, ma per quanto i Celtigar si siano dati da fare per rivendicare il loro dominio su questa povera lingua di terra, gli abitanti di Cracklow Point non li hanno mai riconosciuti come loro signori. A seguito della resa pacifica e del giuramento di fedeltà fatto a Visenya per conto della corona durante la conquista, gli abitanti di Cracklow sono stati ufficialmente esentati dal giurare fedeltà a qualunque lord se non appunto alla corona stessa, e questo ha posto fine alle speranze dei Celtigar di appropriarsi ufficialmente di quel territorio. Quindi, non potendolo annettere ai propri domini, hanno ripiegato sull'invio di esattori delle tasse nel tentativo quantomeno di ottenerne un beneficio economico. Difatti, in Brienne 4 Fistful Crows, Nimble the Crab dice a Brienne che
If he sends enough, a few come back to him. Cioè, se ne manda abbastanza, appunto, di esattori delle tasse, qualcuno ogni tanto torna. Quindi qualcosa tirano dentro. I Celtiger, così come i Velaryon, sono sempre stati tra i più leali alfieri dei Targaryen, condividendone appunto il medesimo sangue valyriano, e hanno occasionalmente occupato seggi nel concilio ristretto. In particolare sappiamo di Edwell Celtiger, che è stato sia primo cavaliere di Maegor, rinunciando all'incarico dopo che il re aveva rifiutato di sposare una delle sue figlie, e poi maestro del conio durante la primissima parte del regno di Jaehaerys, cioè quando Jaehaerys era ancora minorenne, prima di essere congedato poi dal re non appena raggiunta la maggiore età. Durante la danza poi abbiamo Lord Barthimos Celtiger, che faceva parte del Concilio dei Neri come maestro del conio per Rhaenyra. Questi incarichi come maestri del conio testimoniano evidentemente la grande ricchezza della casata durante gli anni d'oro dei regni Targaryen. Tuttora si vocifera che, nonostante l'attuale lord, che è Arjan Celtigar, sia un noto taccagno e che la casata sia ampiamente decaduta nel suo potere e nella sua influenza a seguito dell'ascesa al trono di Robert Baratheon, appunto tuttora si vocifera che il castello dei Celtigar, non meglio identificato, cioè non sappiamo come si chiama il castello, comunque l'isola è talmente piccola che ci sta un castello solo, sia pieno di beni di lusso come tappeti di Myr, vetri di Volantis, stoviglie d'oro e d'argento, magnifici falchi, un'aquila di mare ammaestrata, casse di rubini, numerosi vini, un'ascia d'acciaio di Valyria e addirittura si dice un corno magico che può risvegliare i kraken degli abissi. La cosa non ci suona nuova, ma onestamente io non mi ricordavo che ne avessero, potessero avere uno a Cloyle, e questo lo dice a Salladur Saan a Davos, in Davos 5 a Storm of Swords. Dice: Lord Celtigar aveva molti ottimi vini che adesso io non posso assaggiare. Un'aquila di mare a cui ha insegnato a volare dal suo polso, e un corno magico per richiamare i kraken dalle profondità degli abissi. Durante la guerra dei cinque re, Lord Adrian, che è descritto come un uomo vecchio e acido e viene soprannominato il Granchio Rosso, anche qui in grande fantasia, risponde alla chiamata alle armi di Stannis, dal momento che appunto è un vassallo di Dragonstone, e quindi dal momento che Dragonstone appunto è passato nelle mani di Stannis, è costretto a rispondere quando Stannis chiama i suoi Bannermen. Il contributo dei Celtiger alla flotta di Stannis consta sostanzialmente in una nave, cioè la riccamente decorata Red Claw. Lord Adrian è fatto prigioniero durante la battaglia delle Acque Nere e si inginocchia a Joffrey giurandogli fedeltà, dopodiché resta nella capitale. Per questa ragione, Ser Axel Florent pianifica insieme a Salladur Saan di attaccare Cloyle facendone terra bruciata come rappresaglia, ma Davos convince Stannis, come sappiamo, a non farlo, ricordandogli che sull'isola ci sono ormai soltanto donne, bambini e anziani, perché tutti gli uomini dei Celtigar sono morti per lui alle Acque Nere. Passiamo all'altra isola, che è Driftmark, che è situata a sud-ovest di Dragonstone, nella baia delle Acque Nere, ed è la più grande tra le isole delle Terre della Corona. A sud il Gullet, cioè il condotto, letteralmente insomma il Gargarozzo sarebbe, la separa dal Massey's Hook, l'uncino di Massey. È la sede della casata Velaryon, il cui stemma raffigura un cavalluccio marino d'argento su sfondo verde acqua, e il cui motto, secondo fonti semicanoniche, sarebbe The Old, The True, The Brave. Driftmark prende il nome dal legname alla deriva che viene portato sulle coste dell'isola dalle maree. È piatta e fertile ed è grande abbastanza da ospitare due castelli, cioè l'omonimo Driftmark e Hightide, due cittadine, Hull e Spicetown, oltre a svariati cantieri navali. I Velaryon sono anch'essi una casata antica di nobile sangue valeriano e si sono stabiliti a Driftmark fin da prima dell'arrivo dei Targaryen a Dragonstone, così come i Celtigar, cioè entrambi erano qua prima che arrivassero i Targaryen. Insieme ai Celtigar, prima della conquista, controllavano con la loro flotta l'intera parte mediana del mare stretto. Hanno fornito diversi membri al Concilio Ristretto, in particolare le posizioni di maestro delle navi e Lord Ammiraglio sono spesso state ricoperte da Velaryon, perché la casata ha storicamente sempre fornito gran parte della flotta reale. La loro vicinanza al Gullet ha permesso loro di arricchirsi dal commercio nel mare stretto e nella baia.
e poi sotto Corlys Velaryon, il serpente di mare, sono stati la casata più ricca e influente del continente. Nonostante il loro prestigio sia notevolmente diminuito e le loro ricchezze decisamente ridimensionate con il declino della monarchia Targaryen e poi con l'avvento dei Baratheon, il Lord conserva tuttora il titolo di Signore delle Maree e Maestro di Driftmark. I Velaryon sono i più antichi e più vicini sostenitori dei Targaryen e quindi sono sempre stati una casata lealista. E il mare è il loro elemento. Durante la conquista sono state navi Velaryon a trasportare Aegon attraverso la Baia delle Acque Nere. Daemon Velaryon divenne il suo primo maestro delle navi e morì combattendo per lui nella battaglia al largo di Galtown. Durante i primi 100 anni di regno Targaryen, così tanti Lord delle Maree hanno servito come maestro delle navi che il titolo veniva considerato praticamente ereditario. Infatti, appunto, Velaryon, Celtigar e Targaryen sono sempre stati strettissimi alleati, oltre che consanguini. Cioè, mentre le prime due famiglie dominavano il mare stretto con le loro navi, i Targaryen dominavano i cieli con i draghi, quindi erano complementari. La stretta relazione tra Velaryon e Targaryen è risultata in numerosi matrimoni tra le due casate, sia prima sia dopo la conquista. Ad esempio, da uno di questi matrimoni è nata Velena Velaryon, che era moglie di Aerion Targaryen, che è la madre dei tre conquistatori. Poi abbiamo la famosissima Alissa, figlia di Aethan Velaryon, che già era stato Lord Ammiraglio della Flotta Reale e maestro delle navi per Aegon il Conquistatore, che ha sposato Alissa, il principe ereditario, nonché suo cugino, Aenys Targaryen, diventando regina quando il marito salì al trono ed ebbe da lui 6 figli, tra cui Rhaena, Aegon the Uncrowned, Jaehaerys e Alysanne. A Driftmark, Alissa proclamò re dei 7 regni suo figlio Aegon, che però poi sappiamo fu usurpato dallo zio Maegor, ma Alissa lavorò incessantemente a favore dei figli contro Maegor. Alla morte di Visenya, che la teneva di fatto prigioniera a Dragonstone, Alissa fuggì a Capo Tempesta, rubando la spada sorella oscura con i figli minori Jaehaerys e Alysanne, e sacrificando de facto il figlio maggiore Viserys, che è stato poi torturato a morte da Tyanna della Torre. Sempre Alissa era di fianco a Jaehaerys quando giurò di porre fine al regno di Maegor e dopo la morte di quest'ultimo servì come regina reggente per il figlio durante la minore età. Quindi, insomma, Velaryon, diciamo, non solo sono imparentati con la famiglia reale, ma hanno addirittura regnato sostanzialmente. L'ultima figlia di Alissa dal secondo matrimonio, Jocelyn Baratheon, fu data in sposa al nipote della stessa Lissa, cioè Aemon Targaryen, che al tempo era principe ereditario, cioè l'erede al trono. E la loro figlia Rhaenys sposò appunto Lord Corlys, dandogli 2 figli, Lena e Lenor, che divennero entrambi cavalcatori dei draghi. E Lenor Velaryon fu egli stesso candidato al trono nel Gran Concilio del 101, ma come sappiamo la ricchezza e l'influenza della famiglia non bastò a evitare che gli fosse preferito Viserys. Lenor poi fu sposato a Rhaenyra, la principessa di Roccia del Drago, erede al trono designata, e durante la danza i Velaryon furono tra i principali sostenitori appunto di Rhaenyra. Anche Aegon III sposò una Velaryon, Daenerys, figlia di un cugino di Lord Alyn, Alyn Oakenfist, ed ebbe da lui 5 figli, di cui 2, Daeron e Baelon, furono re. Quindi una relazione strettissima. In tempi più recenti abbiamo avuto Lucerys Velaryon, che ha servito Aerys II, Aerys il Folle, come maestro delle navi e fu uno dei suoi principali sostenitori contro Rhaegar. Dopo la ribellione, in cui ovviamente i Velaryon si erano schierati con i Targaryen e quindi hanno perso, sono stati decisamente ridimensionati, Robert ha dato Dragonstone a Stannis, quindi da lì in poi i Velaryon sono giurati ai Baratheon di Roccia del Drago. Allo scoppio della Guerra dei Cinque Re, Lord Mountford, di cui Oran Watens è un fratello bastardo, risponde alla chiamata di Stannis e il suo contributo alla flotta consta in 4 grandi navi, tra cui la bellissima Pride of Driftmark, con la quale Lord Mountford brucia durante la battaglia delle Acque Nere. Quindi gli succede il figlio di 6 anni, Monteris, che è il Lord in carica. Nonostante la sconfitta alle Acque Nere, i Velaryon sono tuttora tra i sostenitori di Stannis e la loro insegna viene anche vista da Jon Snow durante l'attacco da parte di Stannis all'accampamento dei Bruti a nord della barriera. Il castello di Driftmark è la sede ancestrale della casata Velaryon e si trova, insomma, non c'è certezza, ma da quel che mi è parso di capire, nella parte ovest dell'isola. Ci viene descritto come un castello dall'aspetto cupo, spesso umido e allagato, con pareti scure e macchiate di sale. Per
Per questa ragione, insomma, perché faceva un po' schifo, Corlys Velaryon, avendo accumulato ingenti ricchezze nei suoi viaggi a Essos, quindi poteva permetterselo, fece costruire un nuovo castello dall'altra parte dell'isola est, Alta Marea, High Tide, allo scopo di rimpiazzare Driftmark e trasferire appunto ad Alta Marea il trono di legno, il cosiddetto Driftwood Throne, che secondo la leggenda era stato donato ai Velaryon direttamente dal Merlin King per sigillare appunto con i Velaryon un patto. E ad Alta Marea sposta quindi la sede ufficiale della casata. Quando nella baia la marea è alta, il castello è collegato all'isola di Driftmark solo da una strada rialzata. Qui Corlys e Daemon pianificarono l'invasione delle Stepstones nel 106. Qui risiedeva anche Laenor Velaryon, qui morì di febbre puerperale sua sorella Lena e vi perse l'occhio Aemon Targaryen nello scontro con i figli di Rhaenyra. Alta Marea era costruito in pietra chiara, lo stesso materiale utilizzato per il nido dell'aquila. Le sue torri snelle erano coronate da tetti d'argento battuto che brillavano al sole. A ridosso di Alta Marea, da un villaggio di pescatori, si sviluppò la cittadina di Spicetown, che grazie alla sua posizione iniziò ad attrarre molte delle navi mercantili da Essos e anche oltre, che altrimenti sarebbero approdate ad Askendel o ad Approdo del Re. Questa nuova elegante sede dei Velaryon venne però purtroppo bruciata dai Verdi nella battaglia del Gollet, con tutti i tesori del serpente di mare in essa contenuti. Così come Spicetown, che è stata saccheggiata e distrutta, è mai più ricostruita, e non è chiaro se il trono di legno sia sopravvissuto o meno all'incendio di Alta Marea. E non sappiamo, diciamo, con certezza neanche se la sede dei Velaryon sia stata rispostata al castello di Driftmark, ma presumibilmente sì, perché appunto Alta Marea è stato completamente bruciato. Sempre sotto Corlys Velaryon, con il quale si ebbe lo sviluppo massimo della casata, del commercio e di conseguenza di tutta l'isola, tre villaggi di pescatori a ridosso del castello di Driftmark si unirono e crebbero fino a diventare la cittadina di Hull. Pare che il serpente di mare stesso vi si recasse regolarmente per supervisionare l'attività dei cantieri navali. Da Hull arrivano ben tre famosi semi di drago, cioè insomma bastardi diciamo, dell'aspetto valiriano, perché appunto figli di Targaryen, Velaryon, insomma di queste casate di origine valiriana. Cioè Nettles, che è cresciuta tra Hull e Spicetown, e anche i fratelli Adam e Allin di Hull, cioè i figli di Marilda di Hull, abile commerciante, a sua volta figlia di un carpentiere navale. Marilda affermava che i ragazzi fossero figli bastardi di Laenor Velaryon, mentre in realtà sappiamo che erano di Corlys, e sono stati legittimati da Rhaenyra come re di Velaryon dopo che Adam fu in grado di cavalcare Seasmoke. Hull prosperò soprattutto durante la primavera lideniana, cioè l'ascesa dei Rogar sotto Aegon III nel 135, quando numerose nuove navi vennero costruite per espandere i commerci con le città libere. E in questo periodo soprattutto Marilda ingrandì la sua flotta e i suoi commerci, tanto da potersi permettere la costruzione di un sontuoso palazzo sopra il porto di Hull, che Mushroom chiama The Mouse House, dal nome della sua vecchia cocca. Ma che ci fa Cenerentola, Marilda di Hull? Che ci fa Cenerentola? Vabbè, basta, scusate. E lei? Il peggio di Cenerentola, cioè, capite? Paris Hilton, l'ereditiera, e la Melania Trump di Westeros è stata, cioè, capito? Fai figli con Corlys Velaryon. Cioè, ce la vedo, capito? 20-25 anni con questi figli piccoli, lei che va in giro con le borse per tutta l'isola di Driftmark, c'è la flotta, ya. Ma che femmina è? Lasciamo. Vabbè, basta. Scusate. Forse non si è capito, siamo fan dei Velaryon. Vabbè, è bellissimo. Ora non mi toglierò più questa immagine. Passiamo a cose tristi. Sempre Hull, nel 138, Alin Oakenfist seppellì le ossa del fratello Adam in una tomba dove fece apporre la famosa scritta Loyal, un topo e un cavalluccio marino. Cuori, tanti cuori. Basta. Poverini, comunque, li scopriremo Povero solo. Adam. Li Sì. Esatto. scopriremo soltanto più avanti con la serie sulla danza dei draghi. Tra l'altro Adam Cavalca è il mio drago preferito, cioè Seasmoke.
Allora, ho trovato una chicca, sempre per quanto riguarda i Celtigar, questa volta è il loro famoso corno per domare i Kraken. Si dice che in quella parte del mare stretto, un po' più a nord, cioè, tra virgolette, un po' più a nord, molto più a nord, verso le dita, in Storm of Sword, Tyrion 3, si dice: "A Kraken has been seen off the fingers." È vero. Quindi ci sono i Kraken in Sì. quell'area del mare stretto, Sì, ci attenzione. sono. Ci sono. E sono stati visti in canon. Allora, prima della discussione finale, se avete qualcosa da aggiungere, i Patreon. Allora, ringraziamo di cuore Lady Chiara, Lady Elena, Lady Ghost e Lord Yuri, Lady Amata, Lady Cristiana, Lady Cristina, Ser Davide, Ser Filippo, Ser Giovanni, Lady Jess, Ser Marco B, Lady Sai e Lady Silvia, Diego, Marco S e Val. Grazie di cuore, ragazzi, siete fantastici. Grazie, sempre di più, tra l'altro. Sempre di più. Soprattutto dopo abbiamo, cioè, stavo molto bella, la settimana scorsa abbiamo fatto una cosa molto bella, possiamo dire a tutti. Sì, Abbiamo fatto una chiamata su Zoom con fa i una cosa, nostri stacca Patreon. la condivisione a schermo, così ci vedono grande ora. Ok. Aspetta, come si sta? Ah, Perfetto. ok. Allora, dovreste vederci ora normali. Va bene, No. continuiamo. Ok. Comunque dicevamo, la settimana scorsa abbiamo fatto una cosa fighissima con i nostri Patreon, cioè abbiamo visto tutti quanti su Zoom ed è stata veramente una bella cosa, anche perché cioè, nel senso, mi ha fatto molto piacere vederci tutti quanti e spero che siano incontri che facciamo più spesso, anche perché per i Patreon ci stiamo registrando e quindi sono delle live private praticamente che restano sul Sì, canale. Insomma, per cui è una sono cosa sul canale, bellissima poi di con cui sono grato a tutti i nostri sì, col link privato, quindi Patreon. potete rivedere tutte cose se Esatto, siete sul questi è Patreon. per tutti i tier di Patreon, quindi per chi non ha potuto essere presente, noi abbiamo messo l'avviso È sul lì. gruppo Telegram, però ricordiamo agli altri che la possono rivedere registrata e speriamo di appunto poterle fare altre volte perché è stato molto carino. Poi si può Esatto, è interagire molto di più bello. rispetto che con la chat, che magari siete tanti. Sì, esatto, sì. Tra l'altro sono venuti fuori argomenti super interessanti. Vero, ci sono un paio di Potremmo cose molto portare sul molto belle. canale tramite anche voi Patreon. Attenzione qua. Plot Così. twist. Plot twist. Allora, ci siamo ripresi un po' verso metà dell'episodio perché all'inizio eravamo un po' così presi dalla botta perché non registriamo da tipo 2 settimane. Quindi siamo un po' disabituati su questa Ma soprattutto abbiamo registrare. utilizzato Zoom questa volta, abbiamo Esatto. cambiato piattaforma Esatto. e No, quindi è fateci stato proprio sapere difficile. se ci sentite meglio, se ci vedete meglio. Ho cercato di sistemare il microfono, insomma, stiamo cercando di migliorare la situazione tecnologica, quindi dateci un feedback. Esatto. Speriamo. Anche perché vediamo com'è Zoom, cioè come ci vedete anche la qualità video se lo preferite, perché tipo con Zoom non possiamo mettere gli sfondi dietro. O almeno non abbiamo capito come farlo ancora in maniera No, decente. insomma, con il mio computer dice che non è possibile farlo. È Comunque, detto troppo questo, feedback su casino. questa nuova piattaforma su cui registriamo, Esatto. che sembra all'inizio molto figa, però diteci voi, casomai ritorniamo su Skype, ritorniamo al vecchio sicuro. Allora, discussione. Ci sono cose da dire? Argomenti da trattare, punti, appunti. Allora, io ne ho due, dico la verità. Vai. Allora, primo punto, mi sono reso conto di quanto in primis siano disorganiche le terre della corona, ma soprattutto di quanto in verità Targaryen siano stati incisivi nel distruggere anche l'equilibrio parziale che c'era prima. Cioè, tutta quella cosa che raccontavo sulla strada d'Asken e della Maidenpool e sul Broadway, cioè su quell'esclusione che si sono trovati praticamente alle vie di commercio, per cui i Darkin alla fine effettivamente sbottano, però. Cioè, lasciare una città come Duskend così fuori non ha nessun senso. In verità, avrebbe molto più senso che la stessa allungando, pur allungando, passasse per di lì. E invece rende tutto molto più complicato, anche perché una situazione in cui il porto della capitale diventa inutilizzabile non è il secondo porto della regione. Per cui, secondo me, Jaehaerys, in verità, che è un ottimo re, cioè, nel senso, sicuro. Però non è il re più attento alle esigenze dei feudatari. Cioè, nel senso che questa qua è un'altra storia, esattamente come quella, cioè nelle grandi opere di Jaehaerys, esattamente come il Nuovo Dono,
in cui in verità lui si è imposto negli equilibri della regione, non comprendendone le sfaccettature più profonde. Se questa cosa però è poco grave per il nord, perché è una regione lontana, semplicemente di cui lui poteva sapere poco, Alisande poteva sapere poco, il fatto che fuori dal Prato del Re lui abbia preso i confini tra i feudi e abbia tracciato la strada del Re nei confini tra i feudi, senza considerare appunto il passaggio, escludendo completamente i Darkling dal territorio, gli Hollard dandoli fuori, non ha molto senso. Seconda questione. Io continuo a notare, e questo già lo notavo nei video sui fiumi, che c'è la zona di Maidenpool, che in verità è quasi un regno a parte. Cioè, nel senso che la baia di Maidenpool, allora, i Mouton sono tra i compagni più stretti di Rhaegar, e durante la ribellione Robert, già abbiamo detto, i Mouton combattono per la Targaryen, non combattono per i Tully. Quindi non stanno con dei ribelli e hanno pagato questa cosa, ovviamente, negli anni successivi. E con loro, vabbè, una serie di Darri, per esempio, anche non so, minuti, però appunto tutta quella zona est dei fiumi. E la cosa che a me però fa sempre molto strano è che i Mouton siano così legati, Maidenpool sia così legata a Duskendale e alla Punta della Ghila. Beh, cioè dovrebbe essere un unico universo compatto, quella zona lì dovrebbe essere un unico universo compatto e non dovrebbe essere così divisa, secondo me. Non Esatto. so se mi sono spiegato. Sì, 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 Penso sì. anche che la Cioè, questa connessione abbia, sia saltata. divisione in cui, cioè, Maidenpool è messa nelle terre dei fiumi, mentre tutti i territori che in realtà dovrebbero essere, cioè, sono di fatto legati e hanno proprio dei stretti rapporti di interdipendenza con Maidenpool, sono invece nelle terre della corona, è una suddivisione che è proprio fatta con Righello, cioè, si è deciso di tagliarli così. Probabilmente io mi sono detta, non so se, perché i Mutants comunque sono una casata comunque più grande e più influente rispetto alle altre che ci sono nelle terre della corona, quindi probabilmente si è voluta tenere, diciamo, ben distanziata dalla capitale, mentre sotto la capitale stanno solo casate, diciamo, di importanza limitata. Però in ogni caso, non lo so, è una cosa che a livello geografico non rispetta le caratteristiche del Hai territorio. ragione. Sì. Sì. La strada segnata tra i feudi, tipo gli Stati Uniti di Westeros. Io Sì. me l'immagino così, Sì. esattamente così. Sì. Cioè, Cioè, è stata l'unica idea che è tirata il venuta. confine della strada del re, come in alcuni stati degli Stati Uniti è stato tirato con la riga dritta. Sì. Così Tipo è. Colorado quadrato. Sì, Colorado o Utah, quelli. Sì. Quelli là. Quindi la strada del re è stata tirata letteralmente dritta da nord a sud, senza effettivamente comprendere le dinamiche del territorio che si stava per impattare con questa grande infrastruttura. L'altra Cioè, voi capite, i cosa. castelli sono lontanissimi dalla strada del re. Cioè, a parte Appunto, ecco, Stockport, che altra per cosa. puro caso si è trovato non troppo lontano, ci cioè sono proprio lontani. Cioè, fatico. Cioè, quella strada non serve a niente se non Poi a dici. collegare il Lord Sì. Rowentown. Cioè, serve ad arrivare a Arrenal quella strada. E comunque non passa per Arrenal. L'altra cosa, cioè, potevi allungare, sì, oppure potevi fare delle strade che partivano e uscivano dalla strada del re che però raggiungevano le varie città. Sempre per quanto riguarda l'esclusione di Duskendale, mi ero detta, vabbè, in un primo periodo hanno escluso Duskendale per far crescere e stabilire il porto di approdo del re in modo tale che non si avesse una concorrenza spietata. Il fatto però che, come dice bene Domenico, serviva un porto d'appoggio secondario nel caso uno dei due avesse fallito, comunque fosse in bassa fortuna, eccetera. A questo punto, Duskendale è praticamente una città fantasma. Lo vediamo quando ci passiamo più volte con Brienne, o penso anche con Arya, addirittura non ci sono praticamente attività portuali. Ed è un peccato. Perché, come abbiamo visto, se King's Landing è bloccata, è letteralmente una città inutile. Non ha sbocchi. Da terra, se soprattutto sulla strada del re ci sono combattimenti, è completamente chiusa. Se da sud ti bloccano i rifornimenti, non hai dove andare. E se il porto è distrutto, King's Landing è fermo.
fregata. Quindi un altro porto a Duskendale sarebbe stato utile. Purtroppo non hanno avuto la lungimiranza di unire la strada del re con queste due città codipendenti. E purtroppo tutta questa grande penisola viene quasi isolata. Ecco perché a un certo punto penso Brienne non veda assolutamente persone nel Cracklow Point. Ed è un territorio praticamente vuoto se non per i quattro villaggi e le quattro persone che sono rimaste là. E non ci Sì. vai se proprio non hai una cosa da fare là. Ecco. Sì, Cracklow Point poi sembra ancora proprio fuori dal mondo rispetto anche al resto della regione, che è vero, ha subito le devastazioni della guerra e quant'altro, però lì ci dice Brienne che la guerra quasi non si è sentita, cioè loro vivono come in una loro Quella bolla realtà. ferma a centinaia di anni prima, dove appunto c'è una vita molto semplice di pescatori e poco altro, per cui sono sostanzialmente isolati da tutto quello che accade nel resto del continente, sia nel bene che nel male. Allora, ragazzi, penso che possiamo concludere qua questo fantastico episodio. Come sempre, trovate tutti i link che abbiamo usato nella scrittura di questo script, che è stato davvero un parto perché ci sono stati letteralmente di alcune cose non si sapeva niente, niente. Dov'è il castello? Boh. Ma nemmeno a cercarle su Reddit certe cose. E niente, fateci sapere soprattutto cosa ne pensate, opinioni discordanti o suggerimenti sotto nei commenti. Come sempre, poi lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete questo video e ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ciao. Ciao!